tutti in questa live non stop di Anime Click. Potrete oggi farci fino addirittura 50 domande sui manga, consigli, approfondimenti, curiosità, valutazioni, recensioni. Insomma, siamo qui a vostra disposizione. Faccio un po' da padrone di casa oggi in mancanza di Alessandro Ironic 74, che è impegnato in altro, sta organizzando la live di venerdì, dove Anime Click consegnerà i fatidici Anime Click Awards come ogni anno. Solitamente distribuiamo questi premi a Lucca. Quest'anno ovviamente non siamo potuti andare a Lucca per darli agli editori e distributori vincitori di questi premi, per cui faremo una live con tutti gli appassionati di anime e manga, dove potrete appunto seguirci e intervisteremo un po' anche. Ci saranno un sacco di ospiti, insomma. Prima di cominciare con le domande, però, andiamo alle presentazioni. Prima di tutto, il nostro ospite, che è venuto a trovarci anche oggi, Kirio 1984. Ciao Maurizio, come stai? Ciao, ciao cari, grazie dell'invito. Io avevo detto di partire dalle signore, ci tengo a precisare, però. Ah, scusate, sì, la galanteria ormai è morta. E tanto Vabbè. però per spezzare un attimino, per rompere un pochino il ghiaccio, se ci dici almeno gli ultimi due manga che hai letto, gli ultimi due volumi che hai letto. Gli ultimi due volumi che ho letto, Asadora di Naoki Urasawa, Yes. e poi ho letto Inuyasha no Short Stories, che mi è piaciuto tantissimo, però. Ah, Oggi bene. pomeriggio in realtà stavo leggendo questo che non è un manga, ma è un saggio. Si chiama Generazione Generazione Otaku. È molto molto interessante. Non proprio facilissimo perché è un saggio filosofico, però insomma è interessante. Ok, ora invece presento la mia carissima amica, collega su Anime Click, Arashi 84 Rossella, ciao, benvenuta e Ciao, buona serata. ciao, grazie. Anche per te gli ultimi due manga letti? Allora, ieri ho letto il numero uno di Spy X Family, o com'è che si pronuncia? Senza Spy lei, scusami. Family, Senza Spy X. Spy Family, Family. Spy Family, e oggi ho letto il numero di Castellan. Ottimo. Ottimo. Passiamo ora a Sailor Tenshi, Annalisa, che per la prima volta è in Buonasera. live con Anime Click. Ciao. Costretta con la pistola puntata alla tempia. Non ne so nulla, non ne so nulla. È stata tua libera scelta venire qua stasera. Sì, Anche dai, ci si prova. per te, ultimi due mangaletti. Allora, l'ultimo che ce l'ho qui, The Killer Inside, che questo è il Bello. secondo volume, devo andare a prendere il terzo, appena mi libero dal lavoro. E poi mi sembra Kaguya-sama, Love is War. Ottimo, ottimo. E poi invece molto più conosciuto il nostro Alex Zero, ormai diciamo ormai tutte le live, almeno il volto di Zero. Sì, non mi hanno voluto solo per i BL. Ah, Nella non live ti per i hanno BL voluto, di non non sei l'hanno chiamato. voluto Inspiegabilmente. andare. Quando io Inspiegabilmente. sono un grande amante, io sono un BL umano, ma va bene, diciamo. Io gli ultimi due manga che ho letto sono stati sicuramente Spy Family e poi Asadora e aspetto che mi arrivi Ariadne, che è Bello, uscito Ariadne. oggi per Star Comics, Vedi che è un grande fan di ahimè. Claymore. Sì, io sono grande, 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 grande amante di Claymore. Ma E solo per quindi. le ragazze di capelli corti o in generale anche per la trama? Allora, per quanto riguarda le ragazze con i capelli corti, c'è da dire che in realtà sono essenzialmente tutte bionde, e a me il biondo non mi fa impazzire, in Ok. realtà, devo dire. Perciò, se io dovessi essere soltanto, dovessi stare soltanto a pensare al punto di vista estetico, io avrei di che ridire. Però mi piace proprio il concetto delle ragazze forti che spaccano i deretani con spade giganti che si fanno valere. Quello è il Ah, concetto che ok. mi piace tanto. Poi, Kurea l'ho amata per anni, ok? Però sì, è tutto nell'insieme. Passando invece alle questioni legate al canale, vi ricordo che da oggi è possibile abbonarsi al nostro canale Twitch. Quindi, se siete affezionati a Anime Click, volete offrirci un caffè o un manga, potete abbonarvi al nostro canale. Troverete, diciamo, siete più pratici di me, insomma, di Twitch di sicuro.
Ringraziamo infatti immediatamente Alessandro DL che si è iscritto su Anime Click per la primissima volta. Grazie Alessandro. E con tanto, se vedete, ci sono anche le nostre emoji personalizzate, i nostri... Esatto, abbiamo tutte le varie, very, very nice. Tutti i rigori per l'occasione. E vi ricordo che anche Kirio, il nostro ospite, insomma, ha il suo canale, la sua pagina sul suo canale YouTube, pagina social, Instagram, lo trovate adesso. Alex vi distribuirà il link, mi raccomando. Come offrite il caffè a noi, potete offrirlo anche a Kirio per la sua grandissima competenza, posso dirlo? Se lo dici te va bene, io non lo dico da solo. Io dico da solo non lo dico mai queste cose. Io dico sempre che nessuno è esperto, ma siamo tutti appassionati, dai. Almeno... appassionato sicuramente, lo confermo. Io di certo esperto no. Ma che tra l'altro vorrei anche farvi notare, ragazzi, che abbiamo per i primissimi 25, ma ormai chiaramente saranno di meno, che si iscriveranno, abbiamo anche... il distintivo del fondatore, se volete vedere, anche dal commento di Alessandro DL. Perciò è una cosa che ovviamente c'è soltanto per poco tempo, e quindi tra 60 anni, quando il nostro canale Twitch sarà quello del governo mondiale, ve ne potrete vantare con tutti. Avrete lo stemmino come la spilla che ha Annalisa sul petto, quella dei 20 anni di Anime Click dell'anno scorso. Luca, bellissima, ce l'ho anch'io la... più o meno la sto anche indicando, ma è lontanissima. Ecco. Gigio, ti posso segnalare che c'è una domanda per te? Diretta? Sì, sì, per te. Tatsuya Uesugi chiede, ciao a tutti, posso fare una domanda off topic? Gigio, tornerà sul serial su Radio Animati? Ma non è sui manga questa di domanda, comunque... Vabbè, dai, ma una domanda extra. Chiede. Sì, sì, sì. Sto registrando adesso le puntate che partiranno dal circa metà gennaio, perché quest'anno, a causa del, diciamo così, del coronavirus, tutte le produzioni televisive hanno purtroppo rallentato la produzione, e fare una stagione con 35 serie televisive era veramente impossibile. Non vi avrei consigliato grandi serie, per cui ho deciso di... in collaborazione appunto con Radio Animati, d'accordo con loro, abbiamo deciso appunto di dividere le stagioni, la stagione, quindi comincerà da gennaio e sarò con voi per circa 20 puntate. Ho già qualche serie in cantiere da consigliarvi, insomma. Comunque, grazie. Ringraziamo Ironic74 e Perdicca23 che si sono iscritti ad Anime Click. Grande Ironic! Perdicca23, se mi permetti. Ma ascoltami un attimo, ma questa nel conteggio di Soul Siria diventa 49 o sono sempre 50? Ma facciamo 40, 51. Perché chiesta a tutti, sì, tu manca. Siamo a Luna, che siamo ancora qui, valeva anche quella, dai. Ma vediamo come si... vediamo se dobbiamo barare. Dipende da voi se dobbiamo barare, ragazzi. Yes! Altre domande? Quindi, se mi arriva qualche domandina è già arrivata, oppure faccio io? No, perché sono tutti troppo stregati dalla discussione sul serial, Gigio. Oh, okay. Sono tutti aspettando la nuova puntata di sul serial. Potete seguire però nel frattempo Tokyo Ice di Alessandro, di Ironic, sempre su Radio Animati, che fa ogni settimana una puntata diversa sull'animazione, sulla cultura giapponese. Sono molto belle, per cui potete tranquillamente seguire quelle nel frattempo mentre aspettate anche sul serial. Ho visto, Kirio, ieri che stavi nella tua live, ti ho seguito per un attimino in pausa a lavoro. Ti ho seguito un attimino che stavi seguendo una classifica di Seinen, anzi due classifiche forse, una di Shonen e una di Seinen. Una con la vittoria di Kenny il Guerriero, che sono quasi sbiancato, mentre l'altra invece c'era Akira come prima posizione, per cui decisamente un altro tipo di classifica. Diciamo che quella con Kenny il Guerriero era partita bene, però dopo si è un po' troppo puntato sul sentimento, secondo me. Sì, con i Cavalieri dello Zodiaco e Ollie e Benji, sì, perdendo parecchia oggettività, diciamo. Mentre quella con Akira al primo posto era... Sì, ma poi anche gli altri titoli erano ottimi. Sì, sì, c'era Monster, c'era Akira al primo posto, c'era i tre Adolf di Tezuka al tempo di papà. Al tempo di papà con Jiro Taniguchi. Sì, sì. Sì.
Ringraziamo Marco97Fe che si è appena iscritto ad Anime Click. Via. Grazie mille, ragazzi. Ragazzo, grazie mille. Allora, è arrivata la prima domanda, o dodicesima, dipende da come le vogliamo contare, da parte di Slansard, che chiede: per uno che non ha mai letto Giungito, cosa consigliereste tra le migliori opere arrivate in Italia, considerando sia la qualità dell'opera che dell'edizione? Kirio, Kirio, Gigio, Io di Giungito, ma sicuramente Uzumaki come opera, che lo è chiaro. Cioè, e poi, beh, sicuramente però per iniziare potrebbero essere buone anche le opere brevi pubblicate dalla J-Pop, ce ne sono tante, a me sono piaciute particolarmente Soichi e tra le ultime uscite molto anche Frankenstein, magari se mi piace anche il libro di Mary Shelley. Per quanto riguarda l'edizione, secondo me quella di Uzumaki non è proprio bellissima. Infatti io avevo già quella inglese prima che uscisse quella italiana, la Star mi ha mandato quella italiana, ma mi sono comunque tenuto quella inglese perché secondo me è più bellina come estetica. Le prime uscite della collana Umami erano un po' troppo anonime secondo me esteticamente, con quella costina da Mondadori che non mi piaceva granché, e quindi quella. Però Uzumaki è l'opera migliore, credo, abbastanza innegabile di Junji Ito. Sì, diciamo che mi trovi d'accordo. Insomma, è la più significativa, probabilmente. Dopo già purtroppo l'edizione non è un granché. Però alla fine, se si vuole cominciare con Junji Ito, secondo me, almeno partire da quella migliore. Perché ho visto anche adesso recentemente con Kamimura di J-Pop. Io sono un grande fan di Kamimura, però per esempio Golden Guy l'ho apprezzato, ma solo perché sono fan e perché mi sono avvicinato a Kamimura con altre sue opere. Secondo me partire da quelle peggiori per poi andare a salire non è un grande... Certo, ti devo dire, a me Golden Guy è piaciuto invece, perché comunque ho visto che è un argomento sicuramente molto molto di nicchia. Chiaramente parla dei Pink Uega, non è sicuramente una cosa mainstream, tutt'altro. Sì, no, esatto. Però mi è piaciuto il fatto che comunque era il suo ambiente, era l'ambiente di Kamimura dove lui amava stare, e questo si vede nei barretti del Golden Guy, nei vicoletti più fumosi. E sì, è un'opera quasi embrionale per Kamimura, però ecco, se tu cominci a leggere Kamimura da Golden Guy, certo, secondo me non lo apprezzi al 100%, se invece cominci con qualche altra sua opera, diciamo L'età che... della convivenza, magari. Per esempio. Ecco. E lo stesso secondo me anche per Junji Ito, per rispondere alla domanda, devi un po' partire... Può partire dal top e poi al limite scendere a cascata sulle altre opere. Sì, perché anche partendo da Tomie, volendo, che è la prima opera in ordine cronologico, però comunque inizialmente non è proprio il massimo anche come disegni, diciamo che progredisce man mano nel volume, però inizialmente è un po' parecchio acerbo, quindi secondo me su opere poi che non hanno neanche dei collegamenti fra di loro non ha neanche senso andare in ordine cronologico, non c'è bisogno. Se lo pensi, cosa ne pensi? Ma io sì, cioè d'accordo con Uzumaki assolutamente, che è stato il mio primo di Ito, ma poi vado un po' controcorrente, direi anche che è un entry level che magari non è sull'horror di per sé, ma Yonemu, Junji Ito Cat Diary, che è molto carino, nel senso appunto se uno non ha letto Junji Ito perché non è abituato a leggere horror o storie simili, è comico ed è però con lo stile grafico di Junji Ito e poi rappresenta soprattutto Junji Ito in quanto persona, che è il contrario di quanto non possa sembrare leggendo i manga horror, cioè lui è una persona pucciosina, carina e timidina e da questo manga secondo me si capisce bene. Vorrei ringraziare Popix85 per essersi iscritto. Nel mentre che voi parlavate eravamo nel pieno dell'Hype Train. Grazie a tutta la gente che si è iscritta, abbiamo raggiunto il secondo livello, che per essere la nostra prima volta magari ce lo facciamo anche bastare, ma ragazzi, se volete continuare è un grande plaisir, fate voi. Dovete continuare, iscrivetevi e sabbatevi, che vi fermate? Allora, poi abbiamo Arashi, vuoi rispondere o passiamo oltre?
No, io di Junji Ito ho letto tutte le raccolte di storie brevi. Non ho letto le, che so, Tomie, Uzumaki, questi non li ho letti. Però ho letto tutte le storie brevi e mi sono piaciute tutte le raccolte. Quindi secondo me anche quello va bene per cominciare, proprio per farsi un'idea un po' di come parla quest'autore. Quindi anche un volume qualsiasi di quelli J-pop, secondo me va anche bene per farsi un'idea. AC94 chiede il vostro manga preferito. Perciò Rox, dato che sei stata, io l'ho detto prima ed è Claymore, quindi ne ho anche parlato anche più del dovuto forse. Rox, perciò continua tu. Questa è una domanda a cui io non so mai rispondere, quindi sparo sempre il primo che mi viene in mente, che è Fullmetal Alchemist. Se l'Ortensi sei d'accordo? Sì, cioè avrei detto Fullmetal Alchemist. Quindi dobbiamo andare, dire, mi dispiace di un anno. Se dobbiamo andare a livello sentimentale, nel senso che uno dei primi che ho letto, Lovely Complex. Quindi andiamo sullo shoujo e per me rimane lo shoujo del cuore. Signor Pirio? Ma io sono molto molto convinto invece del mio manga preferito, che è La Fenice di Osamu Tezuka. Gigione. Per me è impossibile. È la classica domanda: quale manga porteresti su un'isola deserta? Non lo so. Cioè, nel senso, sono affezionato a 20th Century Boys, che lo ritengo un capolavoro. Sono, diciamo, appunto legato a questo titolo. Se mi chiedete quale manga porterei sull'isola deserta, probabilmente porterei Touch di Mitsuru Adachi. Ma perché è il mio autore preferito alla pari di Taniguchi in assoluto. Touch è la sua opera più rappresentativa e proprio l'ho letto nel pieno dell'adolescenza per la prima volta. Tra l'altro ricordo che l'ultimo numero era uscito il giorno del mio 18° compleanno, un po' una sorta di connessione, e quindi è un manga che ho letto e riletto almeno 5-6 volte. Per cui, pur non amando il baseball, cioè nel senso il baseball non è, a me piace tutto lo sport in generale, ma il baseball non l'ho mai seguito, non ho mai seguito neanche le partite in televisione, semmai le fanno vedere il baseball in televisione, non lo so. Però proprio grazie ad Adachi ho scoperto le regole, perché poi per seguire i suoi manga sei un po' obbligato a imparare le regole del baseball, per cui porterei quello su un'isola deserta. Quindi uno dei miei mangaka forse ho soltato qualcuno, ma ci ritorniamo. Uno dei miei mangaka preferiti, si capisce dal nickname, è Adachi di Touch. Fra manga e anime, al netto dell'adattamento italiano, cosa preferite? Io personalmente sicuramente il manga. Ammetto che poi dell'anime io non so tanto, cioè l'ho visto sicuramente da bambino, non ho avuto alcun interesse a recuperarlo, ho preferito recuperare il manga crescendo. Ed è fantastico, l'ho adorato e sicuramente non avrei dubbi. Gigi, dato che parlavi tu fino a pochi secondi fa, di questo continua. Oh, sei bloccato Gigi, no? Ok. Sì. Presidente. Spero che si sia bloccato soltanto lo schermo e non lui come persona, perché ragazzi, no? È grave. Ah, no, secondo me è davvero grave. Tra l'altro, ecco, adesso ricordo, è stata una domanda di Demi soltanto per Gigi. Ok, Kirio, rispondi tu, per favore. Ma io, come dicevi te, di Touch, Prendi il mondo e vai, che era l'anime in Italia, l'ho visto, ma quando ero piccolino, e non è che me lo ricordi tantissimo, mi ricordo sì le animazioni, il character design, però ho preferito il manga anche io, ed è uno dei manga davvero più belli sicuramente per quanto riguarda gli sportivi, nonostante io, come diceva Giacomo, non sono un appassionato di baseball e non ci capisco niente, e non ho neanche imparato le regole leggendo Touch. Però anche io leggendo Touch non ho capito niente del baseball, però era bellissimo comunque. Esatto, io adesso anche non capendoci niente, mi è piaciuto comunque tantissimo. Ragazzi, voi avete letto Touch? Purtroppo no. Ho visto, tra l'altro c'era una domanda che era proprio per Demi, Gigio, va bene ragazzi, ok, Gigio è appena tornato, un secondo che ve lo rimetto. Ma mi è stato un po'. Volevo venire vicino a me, vedi Gigio? Oh. L'hai fatto apposta, dillo, La Fusion. No. La Fusion. No. Gigio, si chiede, va bene, ok, benissimo.
Quanto manga manca la tua collezione? Dicevo prima di darci che in questi casi il manga è sempre meglio, è molto più emozionante secondo me, anche se la sigla di Touch mi piaceva sia l'originale giapponese sia quella cantata da Cristina D'Avena, sono comunque due belle sigle, ecco. Però no, il manga assolutamente da recuperare. Quindi ti si chiede quanti manga vanta la tua collezione, Gigio? Non lo so. Però posso dirtelo nella wishlist di Anime Click, è un po' in possesso. Attack, se non è aggiornatissima, ma penso 3263 elementi. E quanti di questi ne hai venduti all'asta? In passato tanti, ho appena venduto Full Metal Alchemist, per esempio, per motivi non si sa come mai. Anche le di Oscar ho venduto, anche Akira ho venduto, sì. In vista di Upgrade. Di Upgrade, certo. Anche l'Immortale, insomma, ci sono manga che sono passati a un nuovo lettore. Ecco. Ironic 74 chiede: la migliore edizione perfect di un classico fatta in Italia. Potrebbe essere Monster, secondo me. Edizione perfect. Aspetta, devo guardare un attimo nella libreria. Ma perfect edition intese come quindi quelle di Star Comics, J-Pop e Panini, non edizioni in generale, cioè se io dico... Ma ha chiesto perfect, essenzialmente ha chiesto perfect. Poi se tu vuoi un attimo anche svariare nella domanda, non credo che Ironic si arrabbi obiettivamente. Ma a me faceva impazzire l'edizione che io la definisco perfetta, perfect, perché... diciamo meglio di così difficile fare, quella di Kenny Guerriero della Divisual è strepitosa, che poi tra l'altro aveva legate anche le statuette ogni singolo volume e il box contenitore che lo distribuivano a Lucca forse in 100 esemplari, quindi un'edizione pazzesca. Tra le perfect di Star Comics alla fine si assomigliano poi tutte, cioè nel senso che tu dica la Mu, che tu dica Rocky Joe, che tu dica forse sono un pochino migliori quelle di Ushetora, però siamo lì. Se no, come dice Kirio, Monster è una gran bella edizione. Per essere Panini, insomma, è una gran bella edizione, senza alcun ombra di dubbio. Ma mi fido di Panini in futuro, sia per Full Metal Alchemist, sia per Lone Wolf and Cub, che mi ha... Beh, quella forse non lo so, però... Falla pure essere brutta a quel prezzo, voglio dire. Insomma, però sono tante pagine, no? Sono mica 700, che poi sarà un mattone del genere. Sono due volumi e mezzo, se non sbaglio, o tre volumi e mezzo. 600 pagine. Sì, e sì, poi sì. Quei volumoni lì sono assurdi, come quelli di Paradise Kiss. Io ho fatto a leggere anche Game di Roshi, ma manga che consiglio tantissimo. Ma è un volumone da 1500 pagine. A proposito di manga da portarti in isola deserta, ci distruggi la fama locale. Devi portare in un bagaglio a mano apposta. Vabbè, è scomodo da leggere, soprattutto per chi legge più che altro a letto, come faccio io. Sì. Effettivamente sì, però capolavoro anche quello, totale. Se no, come Kirill, la tua idea? La tua risposta? No, io per, come dicevo prima, Monster, potessi pensare ad altre perfect, oddio, ad esempio anche l'edizione Slam Dunk della Divisual la considererei una perfect, non è proprio una Kanzenban, inteso come perfect, proprio, cioè traduzione giapponese di perfect, però è un'edizione praticamente perfetta, quindi... E se ti butto la Black Edition di Death Note? Allora io ho quella inglese, non so benissimo com'è quella italiana perché avevo già l'edizione inglese, quindi quella italiana non l'ho presa, però boh, sì, non è la migliore. Sì. E come segnalano ad esempio Rocky Joe, voi cosa ne pensate? È in linea con le altre di Star Comics, cioè nel senso che potresti dire Rocky Joe, come dicevo prima, come potresti dire Touch, come potresti dire... Lollo 308 dice: chi sei giù della Goen?
Kiseijo è bella, c'ha anche la, Kiseijo la carta, anche la carta patinata, se non sbaglio. Però, sì. Il problema è averle le copie, essenzialmente. Sì, anche quello mi ricordo quando lavoravo in fumetteria, era sta andando a prendere, quando lavoravo in fumetteria era davvero difficilissimo averlo. Tutto. Sì, anche adesso mi sa che è difficile per chi vuole recuperare. Se lanci questo a qualcuno, cioè, siamo di fronte a un volume di... è cartonato, senti che è cartonato. Cioè, praticamente questo qui, a parte il costo, ma praticamente se io lo lancio in questo momento fuori dalla finestra e passa qualcuno, lo ammazzi sul colpo, cioè proprio... Io non le amo quelle edizioni, se devo essere onesto. Assolutamente, assolutamente. Poi cartonate peggio ancora da leggere. Cioè se fossero, per esempio, Genndy Roshi, ma più o meno è grande così. Però sì, però è morbido. La copertina morbida. Invece questo è un po' rigida, è impossibile da leggere, è difficilissimo. Sì, sì. Ah, un'edizione, ora dico una cosa che non c'entra nulla, ma un'edizione che voglio, che bramo, è assolutamente la Perfect, non so se si può chiamare Perfect, di Berserk, della Dark Horse, inglese, che è veramente una cosa eccezionale. Ho visto, ma non riusciranno mai a farla in Italia, è troppo in corso, non so. No, ma io prendo quella inglese, non c'è problema alla fine. Okay. Sì. Il nostro Slansard dice Genndy Hiroshima di Ikari e le rose di Versailles di Visual. Anche. E a parte poi, che Lady Oscar dovrebbe avere dei contenuti extra, anche questa di J-Pop, sbaglio? Dovrebbero esserci, quindi io l'attendo molto questa nuova edizione. Sky Black chiede pareri su The Climber. Bellissimo. Bellissimo, capolavoro. È uno dei manga più introspettivi che ho mai letto in vita mia. Poi comunque mescola il dramma chiaramente, ma mescola anche lo sport, l'alpinismo, che è uno sport fatto di grandissimo sacrificio, sacrificio proprio anche umano, non solo fisico, perché un alpinista sostanzialmente è un eremita, è costretto per la propria passione, per sfidare l'impossibile, a isolarsi completamente da tutti. Spesso, cioè, io diciamo che l'alpinismo lo porto nel cuore perché vivo proprio in mezzo alle Alpi, però è un manga che consiglio tantissimo. Ed è pazzesco come quell'autore sia riuscito a fare quel manga e poi magari metterci in fianco un manga come Masurao, per esempio. Non può essere lo stesso autore, non può essere lo stesso. Vabbè, è cresciuto proprio. The Climber dovete assolutamente leggerlo, secondo me è uno dei manga migliori usciti negli ultimi 10 anni, saranno passati 10 anni, meno di 10 anni, spero. Anche di più, perché Sakamoto era a Lucca nel 2011, sì, più o meno. Siamo lì allora, siamo lì. No, veramente, se avete modo di recuperare The Climber, dovete farlo, perché secondo me vi appassionerà, come appassionato a me, come da quanto capisco appassionato anche Kirio. E poi è veramente ben disegnato e ben scritto, anche i termini tecnici e quant'altro, quindi è proprio, secondo me l'ha proprio scritto un appassionato per gli appassionati. Ah, per me è uno dei manga più belli di sempre, anche quello. The Climber è veramente fantastico. Sottoscrivo tutto quello che ha detto Gigi. Scusate se vi parlo sopra, ma siccome essenzialmente le domande si stanno accumulando, quindi... Vai. Questa prossima domanda io già subito mi prenoto Rox. Avete letto i primi volumi di Heavenly Delusion? Cosa ne pensate? Allora, io ho letto i 3 usciti. A me sta piacendo molto, anche se l'autore non lo conoscevo se non di fama, perché GP aveva pubblicato un suo manga che non so, penso che non abbia terminato all'epoca, forse sì, non lo so. No. Però lo conoscevo, no, non l'ha terminato. Lo conoscevo ecco solo per quel manga, quindi sono andato un po' così a random. Però mi è piaciuto e mi sta piacendo molto perché... A parte che ha un po' questa atmosfera alla The Walking Dead, nel senso che c'è questo mondo distrutto, disabitato, poi vabbè, non ci sono gli zombie, ma c'è altra roba un po' soprannaturale.
E soprattutto è un manga che ogni volume c'è stato un colpo di scena assurdo che ti ha fatto dire no, devo leggere il prossimo. Ed è veramente strapieno di colpi di scena. Bello, peccato che mi pare che abbia 4 volumi in corso, quindi insomma siamo in pari praticamente, uscirà molto lentamente. E sarebbe invece una di quelle storie da leggere un po' più di fila, quindi forse un po' ci perde a leggerne un numero ogni tot mesi. Però è bello, secondo me ha molte molte cose da dire. È veramente un colpo di scena continuo. Siete d'accordo? Io assolutamente. Non l'ho letto, quindi mi fido. Passiamo alla prossima. Alessandro 98 chiede: l'opera che più preferite di Urasawa? Ci abbiamo fatto una live due settimane fa, il tempo passa scandendolo con live di Twitch. Vabbè, più o meno Gigi ha già dato una risposta, più o meno. L'ho già data prima, 20th Century Boys, pur apprezzandole praticamente tutte. Non c'è un manga che non mi sia piaciuto di Urasawa, per cui da Yawara, Happy, Monster, 20th Century Boys, quelle prossime che usciranno, ad Asadora, che è appena uscito, per me meritano tutte, ma scelgo 20th Century Boys. Io? 20th Century Boys. Senti, sì, sempre sì. Boys, anche io, assolutamente. Ho amato tantissimo Monster, ho amato tantissimo Billibat e tutte le altre opere, però 20th Century Boys per me rimane ancora imbattibile di Urasawa. Vorrei segnalare che tra i commenti dicono che vogliono vedere la trasformazione di Sailor Tenshi e dicono che assomiglia a Sailor Jupiter. Che poi Sailor Jupiter ha la coda, ha i capelli lunghi, non è molto... Tu analisa hai... No, devo iniziare con Asadora, infatti devo andare domani, vado in fumetteria e spero che ci sia rimasto un volume, perché secondo me è possibile che sia esaurito. Stampate Asadora! Esatto. Però lei abita vicino alla sede della Panini, basta che... Vado a rubare, no? Direttamente. Se lo lancia dal cellulare, facessero consegna col drone, saresti la prima a ricevere il manga. Ma magari. Lui dov'è che non vive sotto casa tua, lui poi, più o meno, dai. Ma non lo so, dovrei stalkerarlo. Rox ha anche iniziato Asadora, sta iniziando, come sì, diceva prima. Ancora devo leggerlo, sì, però anch'io comincio con Asadora. Legga. Legga. Io essenzialmente non sono in una situazione molto diversa, anch'io direi sicuramente 20th Century Boys, ma ho letto davvero poco per adesso di Urasawa. Quindi, Demi chiede, top 3 dei migliori antagonisti di sempre in manga ed anime. Secondo me è un pochino difficile buttarla lì. Lasciati pensare. Se avete la classifica pronta, ditela. Sennò... Io ne posso dire uno intanto. Dica. Di cui non ricordo ora precisamente il nome, il capo dell'Itto Ryu, comunque nemico dell'immortale in pratica, che a me piaceva praticamente più di Manji, però non ricordo il nome. E poi anche quella maledetta stronza che era la rivale della protagonista di Happy. Io direi allora, non so se davvero, se ci pensassi più di 10 minuti sarebbe lui, però il primo che mi viene in mente è Griffith di Berserk. Il primo che mi viene in mente quando leggo una cosa simile è assolutamente lui. Poi bisogna magari starci un attimo a pensare, però è un fantastico cattivo, è una bellissima storia, una bellissima evoluzione, ma che ve lo so raccontare a fare, sinceramente. Anche Johan, parlando di Monster di Urasawa. Sì. Rox? Arashi, non lo so, ci dovrei pensare così a prima acchito Vegeta e Dragon Ball. Ma hai rubato, volevo fare il figo. È il primo che mi viene in mente, perché magari poi mi piacciono i protagonisti che sono di suo antagonisti, cioè quindi se dico Light Yagami è il protagonista, non è l'antagonista. Sì. Quindi dai, l'antieroe. Vegeta. Esatto, sì, mi piace l'antieroe. Io dirò, magari mi viene in mente, dato che avete citato Dragon Ball, mi viene in mente anche Sosuke Aizen di Bleach, che perlomeno per fino a quanto è durata la saga con lui come antagonista principale
anche un pochino troppo esagerato magari come cattivo, però le emozioni che ha regalato nel momento in cui ha buttato via gli occhiali, si è sistemato il ciuffo e è sceso al cielo, è davvero qualcosa di, che comunque a prescindere dalla qualità media dell'opera rimane davvero tanto nel cuore. Quello che fatto tu prima hai citato Griffiths? Sì. Ah, ok, quindi mi hai rubato anche quello. E allora ci pensa che probabilmente io no, Char di Gundam, secondo me non è male. Poi non lo so, sinceramente, no, beh, abbiamo detto per esempio di Dragon Ball, si potrebbe citare anche di Naruto Sasuke, per esempio, anche se in realtà non lo so se possiamo considerarlo totalmente come diceva prima sì. Pain di Naruto, ecco Pain. Anche nell'Attacco dei Giganti ci sono dei belli antagonisti comunque. Poi le cose da dire sull'Attacco dei Giganti che è meglio non dici, dire. Non dici, è vero. Sesshomaru di Inuyasha. Anche Sesshomaru antagonista. Ma perché tu gli stai citando? Dai. Va bene. Ciccio lo fa apposta. Se l'Ortenci, dia la sua risposta. Il cattivo bastardello, quello che ho più odiato, magari era Kimbley di Fullmetal Alchemist. Quello proprio odiato. Se dobbiamo andare di cattivi che sono antagonisti ma non proprio cattivi, Oikawa di Haikyuu, che è l'antagonista. Allora, Oikawa è un antagonista. Allora, a parte... Io farei una live, facciamo una live parlando soltanto di quanto è stupendo Oikawa, ma vabbè, lasciamo stare. No, facciamo una live su quanto è stupendo Kuro, scusa. No, comunque secondo me l'antagonista per eccellenza, perché l'hai detto tu prima, però l'antagonista per eccellenza è Griffiths di Berserk, secondo me. Cioè, ha una caratterizzazione, una personalità, insomma, è incredibile in un manga. Troppo sì. Cioè, secondo me è un piano sopra tutti gli altri. Poi Vegeta, se ci si pensa, considerando che era arrivato sulla Terra insieme a Radish, che nessuno se lo ricorda, insieme a Nappa, che nessuno se lo ricorda, alla fine è riuscito ad emergere e poi alla fine si sposa anche con Bulma, voglio dire, chapeau, insomma, non è da tutti. Beh, se invece andiamo del più odiato, allora a questo punto io ricito Claymore, perché Priscilla mi ha fatto davvero arrabbiare tanto Priscilla. Cioè, sì. Allora, passiamo alla prossima domanda. Magari segnalo, vediamo se qualcuno, ecco, ToshiLM92 dice che il peggior villain è il congelatore di Dragon Ball. Il peggior villain è la panchina di Oresuki. Brava, okay. Bravissima. Ah, ecco, è Lollo 308, anche lui dice Aizen. Allora, andiamo avanti. Qual è la prossima domanda? Ok. Confundo. Chiede: buonasera ragazzi, non so se vi è stato già chiesto, nel caso, il primo manga che avete letto? Io ho letto... Ma sì, dai, quelle che avevano Tenshi e Arashi per prime, dai. Allora, primo probabilmente, perché allora io e mia sorella, che è 10 anni più grande di me, in casa mia giravano le prime sottilette, mm-hmm. E avevamo le sottilette di Sailor Moon, da qui il nickname Sailor Tenshi, e di Reinhardt. Il mio primo manga mio è Doremi, una edizione di Play Press ribaltata, che trovate in edicola così a caso, dal secondo volume, neanche il primo, ma Doremi. Yes. Ma come puoi dire ToshiLM92 Priscilla Best Waifu? Ma come puoi dirlo? Ma te la smetti? Non hai mica anche la possibilità di bannare tu. Sì, ma infatti ho bannato prima Demi per una cosa che ha detto. Ma Demi è mio amico, me lo posso permettere. Arashi, risponda. Primo manga collezionato, Ranma sottiletta. Star Comics, la sottiletta di Star Comics, Ranma. Io che ne ho. Quanto è bella la sottiletta arancione gialla. Ce l'ho ancora. Ranma e Meisoni Koku hanno la stessa costina. Esatto, era la costina di Neverland, bellissima. Sì. E poi c'è la Mu, che però era tigrato.
Quindi, sì, orribile. Sì, stonava un po'. Stonava un po'. No, io il primo manga che ho letto è stato Dragon Ball Sottiletta, scoperto per caso in ospedale. È brutto, insomma. sì, perché ero andato a trovare un amico che si era fatto male in motorino, se non sbaglio, un bicicletta, adesso non mi ricordo, si era fatto male alla gamba, e andando in ospedale da lui aveva sul comodino il numero 2 di Dragon Ball, costina azzurra, e io leggevo, vedevo il cartone animato su Junior TV, Odeon, insomma quei canali lì, quelli che dopo mezzanotte facevano Monica Sport, quei canali lì, colpo grosso e insomma avevo preso in edicola il numero forse 2 e no il numero 2 in edicola e poi mi ero fatto avevo recuperato il numero 1 e da lì in poi grazie in fondo a gestione arretrati di Star Comics. Io credo forse il primo che ho letto, un capitolo di Lamù su Magazine, sul vecchio Magazine, ma ora che è stata fatta questa domanda mi è venuto in mente che potrei forse aver letto anche prima di quello l'edizione a colori di Akira, che veniva pubblicata dalla Glénat. E poi come monografico credo che i primi siano stati Kenny il Guerriero e Saint Seiya della Granata Press, si vede che sono i più vecchi. Ragazzi, anche voi in chat... Ragazzi, sei partito più indietro di me, quindi sei partito prima di me. 90-91 più o meno, sì. Sì. Mm-mm. Io ci sono andato nel 91, quindi mi veniva un po' difficile. Io ho iniziato con Kenny Guerriero, che era di mio zio, e poi anche io Dragon Ball Sottiletta. Quelli che proprio ho voluto, ma del resto un bambino degli inizi anni 90 è anche normale, tutto sommato. E com'è che a Gela ho trovato dei manga? Se c'è qualcuno che c'era, cioè, non lo so, ma sia. Capitano anche queste cose. Passiamo alla prossima domanda. Ezio Grezio chiede notizie sulla nuova edizione di Lone Wolf and Cub. Io qui direi, le notizie sono sempre quelle, non c'è... quando è che esce? A dicembre. Ecco, perciò... A dicembre. Che tra l'altro è un'edizione che io ho aspettato tantissimo perché volevo recuperarla su eBay, ma prezzi assurdi, giustamente perché era iper esaurita. E tra l'altro poi anche in redazione qualcuno mi prendeva in giro dicendo no, ma non la ristamperanno mai perché non ha mai fatto neanche una ristampa, neanche del numero 1, del numero 2, quindi vuol dire che non ha venduto, quindi devi comprartela su eBay. E tipo una settimana dopo Lupoi ha spoilerato. Che poi devo ringraziare Lupoi perché se non se lo faceva sfuggire probabilmente vi spendevo 250-300 euro su eBay per niente. povero Gigione. Allora, passiamo alla prossima. Anche qui Tatsuya Uesugi chiede notizie della Ikari ultimamente. La Ikari ha appena annunciato pochissimi alcuni manga l'altro ieri, nell'ultimo della news di Panini Comics. Se vai nel sito c'è proprio giusto Sailor Tenchi? Non vado errato, vero? Mi sembra quindi invita ed esiste, dai. Perciò controlla nel sito, dovrebbe essere stata pubblicata ieri la news con nuovi annunci di Ikari, K-Lab, un hentai della Magic Press, della collana Black Magic. Perciò Tatsuya Uesugi, vada a vedere. Cepolo chiede, superpoteri o sport realistici? Quali pensate siano meglio personalmente? Io non ho capito la domanda. Kuroko contro IQ, quel concetto lì. Sportivi con i superpoteri normali. Ma secondo me io preferisco quelli realistici. Ma anche io, decisamente. Anche se ci sono stati alcuni manga irrealistici nello sport che mi sono piaciuti, tipo Eye Shield, per esempio. Eyeshield è un'eccezione, sì. È un'eccezione particolare, ma mi è piaciuto con quei personaggi assurdi, cioè sembrava un manga surreale quasi. Però in generale preferisco quelli realistici. A tal proposito, Mario, un manga che è un po'
sottovalutata in questo momento, se amate lo sport e il calcio, per esempio l'ho consigliato più di una volta, è Giant Killing, perché è veramente realistico al 100%. Sapete, di solito quando si parla di calcio in Giappone ci sono, diciamo così, dei dialoghi che si capisce che insomma non è lo sport nazionale in quel paese. Invece in Giant Killing ci sono... praticamente tutto il calcio a 360 gradi, dagli spogliatoi ai tifosi al campo da gioco, e in 40 numeri, pensate, deve ancora finire la prima stagione del campionato. È veramente molto molto bello. Se no potete andare su mi viene in mente Rookies, anche se un po' Gigi, io ti voglio bene, ma è passata un'ora di live, siamo a 15. Vai allora. No, se qualcuno qualcun altro può rispondere. Cioè, sono davvero tante domande ancora che mancano. Non è vero. Arashi, dica la sua. Io non ne leggo tantissimi sportivi, ma penso l'unico con i superpoteri che ho letto è stato Kuroko, tanto che a un certo punto non l'ho più letto e poi l'ho anche venduto. E uno dei miei manga preferiti in assoluto è Slam Dunk, quindi sicuramente per il realismo vado per il realismo. Io totalmente d'accordo. Ah, c'è Tatsuya Uesugi che è di Messina come te, Arashi, nel caso non volessi che si sapesse. Però... Sailor Tenshi? No, realismo pure io. Quelli che perdono e poi ce la fanno dopo, però prima devono perdere. Un po' tipo Ikawa, poi nel futuro di Aiki. Esatto. Kirio, hai risposto? Perdone, perché Gigio... No, uguale, la penso più o meno uguale a loro. Cioè, anch'io come Gigio preferisco i realistici, Slam Dunk, Rocky Joe, e a parte alcune eccezioni, come ha detto Giacomo, tipo Eyeshield 21, che è tanta roba, è tanta roba. Ok, la prossima domanda è di Mict82, pareri su Spy Family. Anche qui io, guarda, ti direi, c'è la news di ieri, delle ore 18, che già Sailor Tenshi ho visto che è andato a prenderla, e la linkerà in chat. Comunque i pareri sono assolutamente più che positivi, almeno da parte mia, so anche da parte di Arashi, sono più che positivi. È una bellissima serie che aspettavo da tantissimo. Ho aspettative alle stelle per quanto riguarda il continuo, anche perché in Giappone sta vendendo tantissimo senza avere un anime. Quest'anno i volumi nuovi di Spy Family hanno venduto più dei volumi nuovi, per esempio, di un My Hero Academia, per dire. Questo, secondo me, non dico che vendito qualità prima che vengano i fan che odiano Demon Slayer, ma voglio solo comunque dire che c'è davvero motivo per essere molto ottimista per il futuro. Kirio, tu l'hai letto Spy Family? No, Spy Family ancora no, in realtà, perché ho comprato la Early Access ma non l'ho aperta. E non l'aprirai mai, presumo. Non so se qualcuno invece ha letto Samurai Executioner. Sì, io l'ho letto, però, cioè, molto molto bello, però degli stessi autori preferisco lo Wolf e Cub, sicuramente. No, io non l'ho letto. E lo consigli, Kirio? No, è bello, è sulla falsa riga di The Wolf and Cub, diciamo, è sempre un manga cappa e spada, e su questo Asaimon, quindi la figura che abbiamo visto anche in Hell's Paradise ultimamente, ovvero questi esecutori dello shogunato comunque, e lui era quello che testava proprio le katana sul collo della gente, dei condannati a morte, quindi la sua storia, e è sicuramente bellissimo, è di Goseki Kojima e Kazuo Koike, se non sbaglio, quindi gli stessi autori di Lone Wolf e Cub, quindi marchio di qualità, insomma. Però, sì, però lo Wolf e Cub ovviamente secondo me è più un classico. Grazie M. Petro. Ok, allora passiamo alla prossima domanda, se siete tutti d'accordo. Aspetta, perché per prendere il commento di M. Petro sono sceso. Ok, perfetto. Quindi benissimo. Sapoken chiede: secondo voi qualche casa editrice porterà mai le opere di Masahito Soda?
Forse, secondo me, Capeta potrebbe essere l'unico papabile che io vedo tra i possibili annunci, però non lo so. È un po', forse è un po' lunghino, non mi ricordo quanto è lungo, però non mi sembra. 32. Ci starebbe, per me ci starebbe, però non so. Avete anche voi dei pareri da divulgare a proposito, ragazzi? Non riesco a capire, non riesco a inquadrare granché l'autore, perché diciamo che è un autore un po', tra virgolette, passato e da noi non è arrivato, quindi non lo so chi potrebbe fare questo salto nel buio in questo periodo storico. Oh, sembrano manga da Star Comics, ma allo stesso tempo, per il motivo che dicevo prima... Da Planet dici no? Che sì, io dico di no, dopo non lo so. Ringraziamo Zelgadis per essersi iscritto ad Anime Click, grazie mille. Rox, prenoto già come prima per la prossima, anche perché ti è suonato ricordo in maniera figurata. Team Light o Team L a livello di ideologia? C'è da stare attenti a rispondere. Oddio, se sei uno Team Light passa per l'assassino, per pazzoide. Allora, io sono Team Light, sempre stata Team Light e continuo a essere Team Light anche ad anni e anni di distanza. Però devo dire che io non sarei capace di fare quello che faceva lui, ma sarebbe contenta se esistesse una persona che fa quello che fa lui. Quindi ecco, qualcuno che si sporchi le mani al posto mio in questo modo, sì. Io non sarei capace, ma sì. Io ero un grande fanboy di Elle. Proprio se io devo pensare al periodo otaku che abbiamo avuto, penso molti di noi, io lo collego... ad Elle, probabilmente avevo la maglietta di Elle, Justice Will Prevail, la scam che girava con lui, era la mia immagine tipo su MSN 15 anni fa. Già sono passati 15 anni? Più o meno. Comunque sia, perciò sì, io lì non ho mai avuto dubbi. Prima abbiamo parlato di antagonisti e ci siamo dimenticati comunque di Elle in teoria. Elle non è ha rovinato Light, ma non... No, ma perché abbiamo detto che l'antagonista sarebbe Light, però non si può considerare antagonista, quindi diciamo, boh, lì è un po' difficile. Per me è Elle l'antagonista. Ma sì, ma è difficile definire, non voglio dire che sia Light, dico che è difficile definire. Se Lord Tench, il tuo parere? Ma a metà fra i due, probabilmente. Nel senso... No, sì, diplomatica. No. Prossima sì, no. No, probabilmente più verso Light, forse. Però il livello cervellotico L ci stava anche. Non lo so, sono combattute. È una yandere. Kirio? Ah, no, voglio aggiungere. No, dicevo, siccome stavo pensando al fatto che Elle mangiasse i dolci mentre Light mangiasse le patatine e io sono famosa per il mio essere mangiatrice di patatine, confermo la mia passione per Light. Ma se però le mangi nello stesso modo. No, però ci provo. Ma se Light avesse avuto un altro seiyuu? Io ho visto Death Note prima in italiano, quindi ti studierò, intendo che non influenza. Ok. Kirio? No, anche io Team Light, anzi io Team Kira proprio. sì. E non avrei neanche problemi a essere l'esecutore materiale, ti dico. Sinceramente, devo dire che Elle comunque come personaggio era tanta roba, cioè era veramente... Cioè, per quanto riguarda i ragionamenti e tutte le lucubrazioni mentali che faceva lui, era sicuramente affascinante e secondo me anche più maturo rispetto a Light, che era più istintivo, più... Però, effettivamente, se si parla di ideologia, anche io vado su Light. Ragazzi, anche voi in chat dite la vostra. Gigio? Anch'io Team Light, assolutamente. Vabbè, se qualcuno di voi mette un diario, mi uccidete subito. Ce l'ho, e tu pensi che avevo scritto tipo qualche giocatore di altre squadre. L'avevo scritto, dico, ah, vediamo se funziona, ma non ha mai funzionato. Conoscendo, però faccio vedere,
E la gente crede che io mi chiamo Alex Zero per davvero. Sinceramente non so cosa farei se avessi un Death Note tra le mani. Meglio non averlo. Probabilmente ciascuno di noi lo utilizzerebbe in realtà, perché alla fine un pizzico di malvagità c'è in ciascuno di noi, secondo me. Dopo non lo so. Io mi definisco con un pizzico di malvagità, ma da qui devo uccidere persone, ma anche perché comunque poi devo pagare quando muori. Alex, sono test, sì. Non è uccidere persone, devi testare se funziona. Per vedere se è vero o falso. Puoi andare sul sicuro con qualcuno che si schiaffa. Però voi vi dimenticate che date via la vostra anima essenzialmente. Vabbè, tanto se... Chi stanno venendo qui? Hanno sentito parlare di potenziali assassini. Da me passare l'ambulanza. Vedete che vi controllano il computer. Allora, Rob, anche per te la prossima domanda, per iniziare. Sì. Chi è più piscione dei manga? Chissà chi l'ha fatta questa domanda. Ma questo è impossibile da rispondere. Va bene, dico quello che è il mio husband assoluto, perché dire chi è il più bel biscione è proprio impossibile. Quindi vado sul mio husband assoluto, che è Kyo Soma di Fruit Basket. Lo pensi? È comparso un gatto. È Kuro. Oh, che carino! Se lo tenci tu, tu più se devo seguire il cuore, io ho Tsuki di Aikyo, che è l'amore, ma non è definibile biscione in senso stretto, quindi possiamo... Mikorin di Gekkan Shoujo no Zaki-kun, il più bellino. Ma cosa si intende con biscione, scusate? Biscione? Ragazzi, proprio il biscionen. Il biscionen. No, ho letto biscione. No, perché si dice è il biscione in italiano. Dovresti entrare nella redazione di Anime Click, nella chat redazionale, vedere tra cartonati e biscioni. Ok. Voi avete il vostro un biscionen che vi viene in mente come più bello? Ash Links potrebbe essere di Banana Fish. Ci sta. Io chi potrei mai dire? È difficilino. Se lo tensi? Arada di Akuoki. Se possiamo considerare Arada di Akuoki, sì, per carità. Certo. Ci ha fatto io lo considero super asbando, è fantastico. Haiji di Run with the Wind, bellissimo. Haiji è un marito bellissimo, Haiji, mamma mia. Ma Rukawa di Slam Dunk vale? Vale. Allora loro Miyagi. Ma a sto punto Michan io direi di Slam Dunk senza pensarci. Rukawa. No, ma che no, poi Rossella sa che insomma io sono in contatto con. Sì, con Miyagi. Intanto di Slancer dice no, Gigio preferisce il coach Anzai. Ecco, il termine biscione appare anche nelle note a fine volume di Wotakoi, perché questo termine che è nato su Anime Click una decina di anni fa, ormai è internazionale, raga. Assolutamente. Quindi, Kirio, tu che sei nostro utente da una vita, questi scivoloni... No, ma volevo vedere se eravate preparati nella risposta. Allora. Prossima domanda, fatemi prendere un secondo. Oh, ok, Ironic di nuovo, ti è divertito, eh? Comprato oppure comprato a Lucca? Qui chiede troppo alla mia memoria. Ma io, essendo siciliano, vado a Lucca da relativamente pochi anni. Anch'io. Però, comunque, primo manga comprato a Lucca... probabilmente sono stati fumetti italiani i primi che ho comprato, anche perché io sono andato a Lucca che lavoravo in una fumetteria, non andavo a comprare lì sinceramente. Io ricordo che alla prima Lucca in cui ero stato, non mi ricordo l'anno, ma mi ricordo che avevo recuperato dei volumi di K Magazine che mi mancavano, proprio andato con la mia mancolista e avevo recuperato tipo una decina di K Magazine, però non ricordo se erano i primi o anche perché sono passati veramente
15 anni, non lo so. Ragazze? Io, allora, anch'io vado a Lucca da relativamente poco, mi ricordo se la mia prima è stata 2009 o 2010, non mi ricordo assolutamente il primo manga che ho comprato, ma ricordo che a quella Lucca, l'ultimo giorno, sono andata allo stand di J-Pop che aveva pubblicato Kobato, delle Club. E io ce l'avevo già tutto, o comunque i numeri che erano usciti, solo che era uscito il primo numero in versione variant e io non ce l'avevo. E allora ricordo che ero stanchissima, che pioveva, che era stata una giornata infernale. Mi ricordo che sono andata lì con la faccia implorante e allora il volume costava 7 euro. Gli ho detto che ero stanca, non avevo più un soldo se mi facevano lo sconto su quel volume e me l'hanno fatta a 5 euro invece di 7. Quindi ho questo ricordo. Gli editori che fanno sconti. Sono stanca, ha piovuto tutto il giorno, non ho più soldi, me lo fate lo sconto, e quello subito, poverino, secondo me ha preso per miserabile, mi ha detto sì, 5 euro. È strano che avesse piovuto a Lucca, comunque. Poi non so se piove tutto l'anno a Lucca o proprio soltanto. No, solo quei 5 giorni. Beh, tipo nuvoletta di Fantozzi, cioè proprio appena vedono che stanno montando le cose. Sailor Tenshi? Allora, io la mia prima Lucca è stata nel 2011, il primo manga che mi ricordo è del 2014, leggo, quindi ho un buco di 3 anni che non so che cosa ho comprato, ma il primo che mi ricordo sicuramente a Lucca, sicuramente a Lucca, il box di Anoano, il primo che mi ricordo di aver comprato a Lucca. Questo buco di 5 anni, 3 anni sembra molto Killer Inside, chissà cosa hai fatto in quei 3 anni. Ma contando che andavo a scuola, probabilmente ho rimosso tutto per un motivo. Ok. AC94 chiede: se una persona volesse avvicinarsi al Gekiga, quali titoli consigliereste? Io direi L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge. Devo provare. Un po' più accessibile. Poi anche Nejishi, che è sempre di Tsuge, però parecchio più complesso, onirico, strano. Gigio ci sta pensando, si è perso lui, onirico. No, stavo leggendo anche una qualsiasi opera di Tatsumi, un volume di storie brevi di Tatsumi, va bene, perché non mi ricordo come si chiama. Dammi un indizio. Ho questo vuoto di memoria. Una vita tra i margini, di che autore è? Di Yoshiharu Tatsumi. Ok, quella lì. È quello biografico, sì, sulla nascita del Gekiga. Mi era piaciuto particolarmente e secondo me può essere un buon entry level, diciamo, come manga. Sennò anche La mia vita in barca, due volumi, molto carino. Sennò ce ne sono tanti, di solito, diciamo, per entrare in questo mondo, secondo me la casa editrice migliore è la Coconino, perché comunque ha fatto delle belle collane proprio dedicate a questo movimento, a questo genere, per cui direi che per cominciare diciamo che forse è meglio fare qualche passaggio di mezzo, se si è abituati ai manga moderni di oggi, passare ai volumi scritti più di mezzo secolo fa è complicato. Forse magari dei passaggi intermezzi sarebbe caso di farli. Però se proprio si vuole cominciare, ecco, i titoli sono quelli che vi abbiamo detto. Arashi? Io non sono molto nell'ambito, però correggetemi se sbaglio, ne ho letto uno che è Verso una nobile morte, di Mizuki. Penso sia l'unico che ho letto di questo genere, mi è piaciuto molto, l'ho trovato nella biblioteca. Però se l'unico che hai letto forse non era un buon entry level. Ma io non mi faccio di questi problemi, non ho bisogno di gradualità, mi va bene anche, cioè, qualunque cosa. L'ho trovato nella biblioteca della scuola dove lavoravo l'anno scorso. Insomma, l'ho letto, mi è piaciuto, è forte ovviamente, però bello. Ok, adesso una domanda di Manolo Cannolo: arriverà mai in Italia Initial D? Io non penso, e penso che siamo tutti abbastanza d'accordo su questo.
purtroppo. Dice che, che pensa assolutamente che verrà annunciato da Goen tra un mese, giusto? Se lo verissimo. Poi rimane troppo lì. Lungo, troppo lungo, è passato il suo tempo, poi si ripete. È lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Cioè sono manga che purtroppo si è perso il treno, se fossero stati come Hajime no Ippo, quei manga così lunghi che sarebbe bellissimo avere in Italia, ma è impensabile ora fare un'edizione da 6 euro per mille volumi, certo. Mensile, nessuno lo farebbe mai. Oddio, rispetto ad Hajime no Ippo un minimo di speranza c'è, però sì, almeno quello sì, però ok, passiamo alla domanda di Cattiflam. Consigliatemi un manga a testa, così, completamente liberi. Tra quelli che sto leggendo ultimamente io ho Banana Fish. Banana Fish, perfetto. Arashi. Giusto per dire una cosa in corso e quindi recuperabile, Slam Dunk. Se non te ci sta cercando tra i suoi manga. Girl from the Other Side. The Other Side. E allora a questo punto a me viene in mente Atelier, sempre per parlare di quelli in corso, il primo che magari che mi viene in mente Atelier, oppure comprate Araburu Savage Season di Star Comics, a cui io voglio tanto tanto bene, comprate, mentre rispondete voi due penso a qualcosa magari di più vecchio. Kirio? Ma io a parte... Banana Fish, ma anche Heavenly Delusion, comunque di cui si parlava prima, che tra quelli di quest'anno è quello che più mi ha colpito. Tra l'altro a me, anche se è diversissimo nello stile di disegno e potrebbe sembrare un azzardo quello che dico, ma mi ha ricordato molto Akira e alcune cose di Otomo nello stile, nello svolgimento anche. Gigione? Sto anch'io sulle opere in corso recuperabili e dico Tracce di Sangue di Planet Manga, poi dico Drifting Dragons, sempre di Planet Manga, e chiudo il cerchio con La Regina d'Egitto J-Pop. Diciamo, ripeto, manga recentissimi, ecco, se volete andare poi sul passato ne ho circa 260 da consigliarmi. Erano 3.000 tipo. Come dicono in chat, effettivamente tra quelli in corso To Your Eternity, veramente molto 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 bello. Sì, bello. Ci sarà l'anime a gennaio, che doveva essere questa stagione, ed è stato spostato. Ok, quindi io direi che possiamo anche andare oltre. Quindi, ma il numero 23. Sì. Tatsuya Uesugi chiede, consigliate Devilman Saga o si può bypassare? In chat già qualcuno gli ha risposto, vediamo se è la vostra stessa risposta. Per me è evitabile, insomma, sì. Non è proprio carino. Cioè, se siete grandi fan di Gonagai e di Devilman, ma a parte non ha nulla a che vedere con Devilman, quindi effettivamente è bypassabile. Secondo me. Io ho bypassato. Panorama così ricco, preferito andare un pochino più sul sicuro. E quindi, vabbè, perciò si è confermata sicuramente la risposta. Qual era la risposta? Fammi sentire la risposta. Ma no, la risposta è stata no, lascia sta. Cioè, se... Quindi adesso qui, anche questa è una domanda che dalla risposta abbastanza probabilmente scontata. Cosa ne pensate di Fullmetal Alchemist? Avete trovato qualche difetto? Nell'edizione o nel manga? Nel manga. No, secondo me è un grandissimo shonen completo al 100%, che si apre male, in teoria, si apre bene e si conclude anche meglio, per cui veramente a 360 gradi è una grandissima opera. Per cui adesso quando uscirà la nuova edizione, chi non l'ha mai letto deve assolutamente farlo. Secondo me è uno di quei manga imprescindibili, assolutamente da leggere. Arashi? Uguale, cioè ci ho pensato certe volte, ho detto ma Fullmetal Alchemist ce l'ha un difetto e non ne ho trovati, però in realtà vorrei rileggerlo perché l'ho letto un po' di tempo fa, vorrei rileggerlo per vedere se confermo, ma penso di sì, quindi ora come ora dico che secondo me non ha difetto. Sailor Tenshi, che a te piace un pochino?
Giusto un pochino. No, sì, cioè, il difetto da dire sarebbe che finisce, ma non è un difetto neanche quello, perché appunto finisce dove doveva finire, con la chiusura del cerchio. C'è chi dice combattimento finale troppo lungo, combattimento finale un po' sottotono, è un difetto da poco. Non siete d'accordo? Non tanto da vederlo proprio come difetto da additare. Ma perché penso che alla fine, cioè, il combattimento finale, cioè, non era tanto per una lotta di per sé, ma era un qualcosa di più idealistico, filosofico. Perciò magari non ha rispettato una sorta di hype, ma perché puntava ad un altro tipo di narrazione, probabilmente. Mm-hmm. Vabbè, ma uno ci sta a provare a trovare gli difetti. Io stavo pensando, non c'ha ragazze con i capelli corti importanti, ma poi c'è invece Maria Ross. Ci sono anche... dei grandissimi personaggi, ce ne sia poi comunque anche una serie relativamente breve, che di solito i shonen di successo hanno. Però questo, sai che mi sta sembrando più luogo comune negli ultimi anni, comunque mi sembra che comunque dal si conclude presto, abbastanza genericamente su questo. Per fortuna mi sembra che più o meno sotto questo punto di vista siamo abbastanza... Adesso Shingeki no Kyojin finirà probabilmente con il 33, probabilmente, che anche qua poteva andare decisamente peggio, per fortuna. Chissà se ci avremo più epoche di One Piece. Vediamo, forse ho saltato una domanda, ma in caso ci ritorno, una cotta manga anime dell'adolescenza ed una di adesso. Madoka dell'adolescenza. No, era con te. Vabbè, quella di generazione di tutti Madoka. Di tutti Madoka e Nadia, quindi. Mi aveva detto che si vedeva con qualcun altro. Vedi? No, tra l'altro Matsumoto, un pensiero anche per questo grandissimo autore che ti ha lasciato pochissimi giorni fa, però anche per me è stata Madoka, era, diciamo, classica mora, perfetta, bellissima, un po' infame, e anche per me è stata lei. Tutti dicono ma in realtà bramavano la nonna. Neanche shampoo la nonna. La nonna dice... Beh, anche Ranma al femminile aveva un suo perché, ma anche shampoo, anche shampoo. Ma questa è probabilmente la mia prima, ma anche cotta. Questa è probabilmente la mia prima cotta, sicuramente. Poi se invece adesso, perché anche adesso dovete rispondere, anche adesso, il mio cuore va a Nobara di Jujutsu Kaisen. Sono innamorato, Nobara, se segui questa live. Sono proprio innamoratissimo di Novara per adesso, perciò diciamo rispondo di adesso. Invece voi due, Nezuko è intrigante sicuramente, non so se si va nel penale, però insomma no. Che adesso se fosse viva avrebbe 120 anni. A parte che tutti i personaggi qui rappresentati sono maggiorenni, sì. E sono solamente rappresentazioni grafiche, quindi. Ma io finirò nel penale peggio di te, ti dico che mi affascina, mi affascina per esempio Haru di Vistar, non so che un coniglio. Ah, un coniglio mi rende. Ragazzi, questa live ha fatto fare come un urri. Diciamo che l'atteggiamento così spregiudicato nelle donne mi ha sempre affascinato. Appello alla chat, fate delle domande a tema furri per Gigio. Io le domande a tema furri per Gigio, per favore. Io l'ho detto che finivo nel penale più di Kirio. Ebbene, lì è proprio illegale. ma magari no, perché la nostra legge non copre gli animali antropomorfi. Dai Gigi, io credo nel tuo amore furri. Grande. Quanti soldi spendi per fan art furri al mese, Gigi? Perché sai, si fanno i soldoni, i disegnatori di furri si fanno i soldoni pazzeschi, ma dai 5.000 euro anche per un disegno, non dico il mensile, per un disegno. È pazzesco.
E comunque, due ragazze... questa era la domanda numero 25, 1:19 per 25 domande, siamo in perfetta. Sì, però siamo andati a rilento, quindi mi raccomando, fate tante domande a tema furri per 5. Ragazze, ragazze, vostro momento. Ma per l'adolescenza il mio amore era di Shikamaru di Naruto. Il top. E adesso adesso, visto che ho detto Tsuki prima, non voglio essere banale, nel passato abbiamo anche la moglie, Gaia di Love Live, che è la moglie assoluta. E beh, non c'è stato niente banale. Arashi? Io quando ero piccola, molto piccola, ero innamorata, ma a livelli assurdi, di Rei, di Ken il Guerriero. Cioè, io ero innamoratissima di Rei, ho pianto tantissimo. Mamma mia. Lo adoravo tantissimo. Ero innamorata di lui e di Phoenix, Ikki, dei Cavalieri. Cioè, erano proprio i due che mi facevano impazzire quando ero piccola. Poi nell'adolescenza, ce ne sono stati tanti, forse, dico Trunks. Trunks assieme al papà, quindi entrambi. Poi c'è Kyo. Oggi è impossibile, sono troppi, però se ne devo dire uno fresco è Moran di Moriarty the Patriot. Perfettissimo. Allora, un attimo, ritorno a cercare le domande. Forse questa. Allora, ciao a tutti, c'è una serie che vi è dispiaciuto non aver visto tra gli annunci di questo Lucca. Nox. A voglia. Allora, vai Rossella. Orient, sì, sicuramente ce lo trasciniamo da un paio d'anni, però ci sarebbe una lista infinita, che so, una Perfect di Kenshin, non so quanti shoujo avevo in mente, no, veramente tantissimi, però vabbè, dico Orient proprio come rappresentativo. Che sinceramente me l'aspettavo a un certo punto, quindi ci sono rimasta male. Ironic, miracolo, su abbonata al canale. Vedete nella chat redazionale, è letteralmente da un'ora e un quarto che gli spiegano come fare. Grande Pappons, grandissimo. Sailor Tenshi. Ma più che serie, mi è dispiaciuto molto, ma presumo che prima o poi arriverà il volume unico, che è una raccolta di appunto racconti brevi di Nagabe, l'autore di Girl from the Other Side. Quello me lo aspettavo sinceramente, però presumo, cioè, do per scontato che prima o poi arrivi. Sì, quindi... potrei dire la stessa cosa con Burn the Witch, ma non sono minimamente dispiaciuto perché tanto arriva. Io sono dispiaciuto più per annunci impossibili, tipo un Kakushigoto, che è davvero un Barakamon che non arriverà mai, e praticamente posò, come l'ha anche detto una volta, che non arriva. Relife, che vabbè, buonanotte. Perciò la mia tristezza è più per cose che non arriveranno mai. AC94 è vicino al ban per i suoi commenti. Però non ci ha messo la Z. Perché lei lo sa, lei lo sa. Chiaia Furu dice non l'abbiamo mai neanche considerato. Sarebbe fantastico, bellissimo Chiaia Furu. L'ultima stagione poi è stata davvero bella, ma Chiaia Fu, ha scritto Ironic. Sì, quello forse può arrivare. Chiaia Fu. Chiaia Fu può arrivare, sì. Povero Barakamon, dice Paolo Sculli 2000, è già, ragazzi. Gigio, fai una lista magari non troppo lunga. No, ne dico solo uno, cioè che mi aspetto praticamente ad ogni annuncio, spero vivamente che ripeschino dal cestino dei manga cestinati Team Medical Dragon, che spero veramente che qualcuno ripeschi tra gli editori, perché è un manga che sicuramente avrebbe successo. La grande opera che ferma praticamente da più di 10 anni, dai tempi di Planeta di Agostini, ne erano forse usciti 4 volumi, per cui forza, dai, OJ, Popstar Comics, Panini, chiunque lo riprenda, insieme a Gaku, anche Gaku Vette, un altro manga. Ecco, mi aspettavo
da questo punto di vista uno di questi, questa tipologia di titoli. Mironic dice: io non so neanche più se è troll o se è serio questo video. Ha bevuto, magari. Cioè, io non so neanche che cosa no, dire. No, non può aver bevuto. Cosa dice? No, lui è serio, Cosa dice? Io non so più, non so neanche se devo leggerlo in qualche modo, perché magari non è serio. Mi mette in crisi. Ah, ok. Si riferiva a Gold Point. Era serio, avete visto che sei tutto ha bevuto, ma che oh. Allora passiamo alla prossima. Ecco, questa l'avevo saltata, perdonami, sono indeciso se prendere il box di 17 anni, vale l'acquisto? Gigio subito dice di sì, assolutamente sì. È un colpo al cuore, perché è un manga veramente estremamente violento, proprio nella scrittura in sé. Però se vuoi farti un piacere, veramente... Io non sono riuscito praticamente neanche a finire un singolo volume che partivo subito col successivo. Merita veramente tantissimo. Gigio, non sto ridendo di te, rido perché Soracifer dice è Goldie Pond, non Golden Point. Questo dissing nella nostra chat non voglio perdermelo, io adesso vado a cercare. Racifer, lasciaci il link di Anime Click che sarai bannato subito. Kirio, anche tu consigli? Sì, sicuramente. E io, a differenza di quanto dice Giacomo, però l'avrei fatto anche più realistico, nel senso che comunque è molto edulcorato rispetto alla versione originale, purtroppo, del fatto. Ci può stare la scelta degli autori di voler chiaramente soprassedere su tante cose, perché effettivamente sono state cose talmente tremende certo. Che era difficile da rappresentare, però a quel punto, se stai facendo comunque il manga di quel che prende quel fatto lì, io l'avrei fatto ancora più veritiero. Però è piaciuto anche a me, nel senso, poi per conoscere comunque un'altra faccia del Giappone sicuramente ci sta. Soracifer è Engedman, che lui gestisce il grande blog di Jump sul nostro sito, quindi un saluto e grazie per seguirci, che io ti vibbi. Marco 81, quali sono le opere imperdibili o che tutti dovrebbero leggere di Tezuka? Tutte. Qui risponde, qui è concesso far rispondere solo a Kirio per allora ne dico tre tra quelle più mature, quindi da far comunque leggere alle persone un po' più mature sopra l'adolescenza. I tre Adolf, Ayako ed MW, e poi ne dico un paio anche tra quelle, diciamo, un pochino più infantili / giovanili, comunque Kimba. E poi potrebbero leggere La principessa Zaffiro, anche per avvicinarsi un po' più alle ragazze, comunque. Kirio, io sai che La principessa Zaffiro vorrei davvero leggerlo. Ma secondo me, anche a livello storico dovresti, perché comunque non è stato il primo shoujo della storia, però è stato probabilmente il primo manga a dettare poi degli stilemi dello shoujo, sia stilisticamente che narrativamente parlando. Stilisticamente tutti i vari ghirigori intorno alle vignette, appunto, o anche i personaggi a figura intera, diciamo, sulla tavola, messi come un certo tipo di shoujo che poi è venuto, l'amore di lei verso il principe e il pirata un po' più cattivello che invece la protegge, tante cose. E poi comunque secondo me anche come tematiche è rimasto molto molto attuale, perché c'è la tematica della diversità, dell'identità di genere, che è veramente presente, quindi allora, secondo me vale la pena. Come sei, mi spiace se te lo dico, ma sei abbastanza ignorante e grezzo nel modo in cui ti esprimi, devo elevare un pochino la cosa, la discussione, e c'è Ironic che dice: Golden Point, un arco midquel spin-off che vede Emma combattere contro le smaiature. Perciò mi dispiace, Bracer, hai fatto una brutta figura. Mi dispiace.
È scatenato Alessandro. E per mantenere alta comunque la qualità della live, c'è questa domanda per Gigio. Gigio, ti piace? Gigio, contra Spice no. Wolf, innanzitutto. Assolutamente no. No, i lupi no. Inteso nei lupi che intende Aci, direi proprio di no. Ma se invece c'è un lupo che ci prova davvero molto molto, con due zinne tante, che ci prova molto con te, cioè scusa, il coniglio sì e il lupo no? Lui sopra non vuole ammetterlo, ma sapete di che cosa, eh? Ma cosa non vuole ammettere di preciso? Sentiamo, cos'è che non voglio ammettere? Mi piacciono i conigli. Rubina di Animal Crossing è il mio personaggio in assoluto preferito. Io l'amo tantissimo, Rubina. Coco è bellissima anche lei, però è molto creepy, quindi io amo i conigli. Non nel modo in cui li ama Gigi, per carità. Però li amo per carità. Benissimo. Quindi... Questa non era una domanda, questa la consideriamo una domanda. Sì, perché mi sa che non ce ne sono tantissime. Perciò consideriamola al centro, anche doppia. Allora, la prossima domanda è... Numero 30. La prossima domanda, proprio arriviamo Golden Point, miglior arco di Neverland. Golden Point, facciamolo che si chiami Golden Point. Araschi, tu lo stai seguendo il manga di Neverland? Sì. Fate spoiler per chi magari sta indietro, eccetera. Allora, senza spoiler, la parte che mi è piaciuta più di Neverland è quella iniziale. Poi la parte, diciamo, dopo un certo punto di svolta mi è un po' calato, però Golden Point mi è piaciuto molto. Quindi miglior arco no, perché per me il migliore resta sempre quello iniziale. Però mi è piaciuto, è stato un momento secondo me di ripresa. Quindi Golden Point promosso. Nonostante le smagliature. Fa sì, dei buoni prezzi, quindi Golden Point. Siamo sponsorizzati, ahimè, però se Golden Point ci vuole contattare, abbonatevi a Golden Point. Io, come dice Rossella, cioè la prima parte è inarrivabile, poi per me è abbastanza calato, è parecchio calato. Golden Point è un bell'arco narrativo sicuramente, a parte gli scherzi, è un bell'arco narrativo, però è molto calato The Promised Neverland, secondo me. Cioè rispetto alle aspettative che mi ero fatto con i primi volumi, sì. Però ragazzi, c'è un po' di flame in chat, perché AC94 dice preferisco The Zenis. Io non lo so. L'importante è il contenuto. Se lo attenti, qual è il tuo parere? Non lo leggo, quindi no, faccio fatica. Calcedonia. Sì, no, bisogna cercare il terzo partito. Sei troppo politica. Questa diplomazia. Mi dispiace. Qui ci stiamo veramente. Stiamo perdendo la dignità dicendo che sia tutto quello che vuoi. Il segreto è non averla mai avuta la dignità. Mai avuta. Ragazzi, fate domande. Lismi, che è la migliore staffer di Anime Click, dice: c'è una serie che vi piaceva tanto, ma poi arrivati al finale vi ha deluso malamente. Ne abbiamo parlato anche mentre raccontavamo di Asadora proprio qui su Twitch, nel senso che i finali sono un po' una cosa più occidentale che orientale. Molto spesso i manga si interrompono, non dico bruscamente o comunque magari non nel migliore dei modi. Adesso non voglio spoilerare finali a destra e a sinistra, se no ci bannano, però ci sono tanti manga anche storici famosissimi, imprescindibili, che non si concludono come si dovrebbero concludere. Roberta Palma dice Erased. Concordo. Ma Erased secondo me è proprio da metà in poi, non solo il finale, anche perché da metà si scopre il finale, cioè si scopre insomma chi è l'assassino finale.
Io ci penserò, altro, non so per quale motivo pensavo di Raised proprio qualche giorno fa. Ma io sì, mi ricordo questa propria situazione, questa sensazione di delusione. Sailor Tenshi? Ma allora io mi sta deludendo il finale dell'Attacco dei Giganti, senza fare spoiler, perché sì, non... anche lì non è esattamente il finale. Sì. Non è esattamente il finale, qualche, diciamo, da metà, probabilmente anche lì da metà o da tre quarti in poi, che mi è calato abbastanza, quindi... Arashi? Io ho un po' un problema con i finali, perché di solito resto sempre un po' insoddisfatta, però a livello che proprio qualcosa che mi stava piacendo e mi ha deluso malamente, cioè proprio a livello di malamente, forse, non lo so, non mi viene in mente niente. Sì, magari un po' di, poteva andare meglio, sì, ma non a livello proprio di, oddio che schifo, ha rovinato tutto. Non hai opere dove magari la tua ship non si è concretizzata e questo ti ha deluso tanto? Sì, però solitamente in questi casi, già siccome fiuto da prima che la cosa sta andando male, e allora non è solo il finale a deludermi già. È da... Per esempio, quando ho letto Un segreto per due, sentite? Della Morinaga, sì. Il finale è veramente pessimo, è una cosa bruttissima e vergognosa. Però mi aveva cominciato a deludere già da prima, quindi non posso dire che è stato il finale a darmi la delusione. Slansard dice: Capitan Harlock finisce un terzo della storia. E qui mi sa, non ci sono commenti, ok. Poi AC94, se non vado errato con la cronologia, dice proprio Neverland, se non vado errato. Gigto, tu cosa dici? Non ho capito la domanda, perché mi sono svolgato un secondo. No, ok, se c'è un manga la cui fine te lo ha... Ah, ok, sono ancora quella, ok. No, io ricordo che ero rimasto un pochino così quando avevo letto il finale di Slam Dunk. Ora, ripeto, sono il manga praticamente in corso, non voglio... No, non dica, che manco io... Mi aspettavo che il manga si incanalasse verso una strada e non si è incanalata verso la strada che pensavo io, per cui diciamo che la delusione è in quello, non tanto nel finale in sé, che può piacere o meno, però insomma è un finale. Tutti i finali sono migliori del finale di Stone Ocean, dice Manly Jan. Ma io penso che quando si parla di finali, molti hanno un proprio pensiero. Io non so effettivamente, anche qui, dato, ma mi viene in mente perché l'ho citato, mi viene in mente Bleach, che sicuramente l'ultima saga ha deluso in tantissimi, un finale che quasi non fu finale, perché tanto Kubo poi ha detto, vabbè, tanto faccio le 8 novel successivi e riempio i buchi. E quindi altre opere obiettivamente non mi stanno venendo in mente, che sono, o comunque opere belle che possono poi per la puntata avermi deluso. Guardare, credo Dragon Ball, per esempio. Ma Dragon Ball non è finito, quindi. Esatto, nel senso, se vuoi parlare di finale pessimo per l'opera che è. Mai. Poi Alex Gambanera ti tiene a dire questo. Però quanto tempo? A quello che non puoi far che tu, per te qualcosa da poter fare potrebbe esserci. Ok, grazie, è sempre okay. Un ricordare il sommo cannarsi. White Dahlia 01 chiede: se ne pensate di Mai Sono Koku come manga? Allora, Rossella per prima, visto grandissima fan della Takai. Ben risaputo, io sono innamorata della Takashi e di Mai Sono Koku, ovviamente. Io ho visto l'anime quando ero piccola, ero molto piccola quando lo trasmettevano sulle TV regionali e mi era piaciuto da morire. Anzi, io da piccola devo dire che mi piaceva anche Godai, proprio come ragazzo, come uomo. Poi, quando un po' più grande ho riletto il manga, ho detto no, cioè assolutamente no, sei un pessimo elemento, sei un pessimo soggetto. Sei una di quelli che preferisce il posto fisso. Tu. Sì, però sì, come manga per me è veramente perfetto, ecco, un altro manga di quelli perfetti per personaggi, per narrazione, per quanto è durato, per comicità.
No, è bellissimo, è uno dei miei preferiti. Sembra che dico sempre uno dei miei preferiti, ma io ne ho tanti preferiti, quindi... è stata una delle prime cose che hai detto, non ti preoccupare. Ah, sì. Sì, sì, quindi mi sono i Koku manga. Mi era piaciuto anche l'anime, però il manga... Non mi ricordo se i finali sono proprio uguali. Non me lo ricordo, però mi ricordo che leggendo il finale del manga, non lo so, mi era proprio piaciuto sia il finale proprio che una determinata parte poco prima del finale, che mi sa che nell'anime non... Non c'era o non era così palesata? Era nel film, se non sbaglio, perché hanno fatto... Ah, ecco, il film non l'ho visto. Mm. Però sì, sì, Mesoni Koku assolutamente consigliatissimo, bellissimo e immortale. Siete d'accordo più o meno tutti, no? Presumo. Sì. Per me è la mia opera preferita della Takashi, anche secondo me. Per me è la miglior opera della Takashi, perché secondo me questa autrice... è una grandissima scrittrice della quotidianità e secondo me e lo vediamo anche nelle storie brevi, per esempio A cena con la strega o comunque anche le altre opere che erano presenti all'interno di quel volume unico, così come anche nei volumi unici precedenti. E la quotidianità della Takashi nel descrivere i personaggi giapponesi è bellissima, cioè è straordinaria, e quindi Mesoni Koku diciamo che incarna al 100% questo, nonostante siano personaggi un po' surreali, divertenti, stereotipati e quant'altro, però io preferisco quella Takashi al resto della Takashi, nonostante mi piacciono i suoi manga, a parte, vabbè, l'ultimo, non voglio dire niente perché sennò Rossella... Prossima domanda. C85, il manga che buttereste dalla scogliera per la storia, non l'edizione? Io obiettivamente, ragazzi, io non compro io ho pochi soldi e non compro qualcosa se so che potrebbe farmi schifo, quindi non so se davvero butterei qualcosa dalla scogliera di per sé. Io sì. Sento dopo Claudio. Ora anche io. Adesso non più? Penso un migliaio. Poverino, io uno tra quelli molto amati butterei dalla scogliera Bakuman. No, ma come sei cattivo? Brevemente, perché? Perché è totalmente irrealistico rispetto a quello che vorrebbe, nelle intenzioni tra virgolette, far passare. Non ha assolutamente nulla di quello che potrebbe essere. Forse la tua intenzione è essere iperrealistico e non essere abbastanza romanzato? Non ho capito, scusami, Zero. Ma pensi che sia davvero la sua intenzione essere così realistico e che non fosse già nelle sue intenzioni essere romanzato? Ma da quanto... Essenzialmente? Perché la storia del ci sposeremo quando tu sarai la doppiatrice del mio... Cioè, è una storia che non ci può stare. Serie, non credo no, che potesse. Infatti, no, però, sembra che voglia dare un'impressione, una parvenza di realismo quando è così prolisso da fare pagine e pagine di... Bravo, l'autoerotismo del Jump. Esatto. Su questo io non ho nulla da dire. Esatto. Cioè, pagine di testo a voler spiegare come funzionano le classifiche di Jump, le cartoline, quando in realtà ma proprio per niente. Cioè, sì, come dire, in teoria sì, però poi nella pratica no, proprio per niente, non è in quel modo... Assolutamente, cioè non esiste che ti arriva il ragazzino di 16 anni e fa il miglior manga del secolo, può capitare magari una volta ogni 1000 anni, 1200 anni, ma lì sembra che sia una cosa che succede all'ordine del giorno. Cioè allora leggete Manga Bomber, lì sì che si vede come si realizza un manga, non quella mezza cacatina di Bakuman, dai. Gigio? Un titolo. Ma poi aspetta, voglio aggiungere una piccolissima cosa. I disegni di Takeshi Obata, tanto apprezzati dalla gente, sono carini, però la personalità nel disegno, veramente Obata non sa neanche cosa sia, secondo me. Kiri, anche tu vuoi iniziare un flame con un altro streamer? Già dato. Gigio.
no, beh, consiglio anch'io Manga Bomber, che diceva Kirio, un titolo, ma io più che altro leggo i numeri uno e dopo li cestino se non mi piace. No, dai, un'opera che ti ha deluso così tanto, dai, numeri uno, che hai letto solo il numero uno, non mi pare il caso. Passo alle altre, ci penso. Va bene, ok, va bene, va benissimo. Sailor Tenshi? No, allora, anche io tendo a non comprare la roba che so già che non mi piacerà. Ho fatto l'errore invece di leggere roba di Arada prima che venisse pubblicata e so già appunto che la butterei direttamente nel cestino. E penso che Rox sia d'accordo. Rox? Allora, io adesso non sbaglio più, ma all'inizio della carriera ho fatto degli errori. Certo, un errore che mi porterò dietro per tutta la vita è Strofe d'amore di Mayu Shinjo, che veramente gettarlo dalla scogliera sarebbe un insulto al mare, alla scogliera stessa, che mi ha fatto scoprire un lato orribile degli shoujo manga, con cui poi non ho più voluto avere a che fare. Quindi da una parte lo ringrazio, perché veramente è stato quello che mi ha fatto capire cosa non mi piace. Però veramente l'ho comprato fino alla fine, ho comprato tutti i numeri, anche il numero extra finale, perché ero in una fase in cui no, non voglio interrompere i manga, sembra brutto, cioè ora non lo farei mai, però l'ho rivenduto, quindi comunque poi in qualche modo è stato utile alla causa, però sì, da distruggere proprio. Però cosa ne pensate di questo commento? Scusami. Elmo, una delusione incredibile, specialmente considerando che è di Tezuka. Cosa ne pensate? Sono abbastanza d'accordo, sinceramente. Cioè, è uno di quei pochi manga di cui è meglio l'anime, secondo me. Ok. Mi è venuto in mente, visto che qualcuno ha citato Fairy Tail o Hiromashima, sì, giustamente, mi viene in mente Rave the Groove Adventure, per esempio, manga che avevo comprato interamente da recuperare, da leggere, eccetera, eccetera. Boiata clamorosa. Il tuo prescelto è quello. Ok. Quindi vado proprio al nocciolo. Benissimo. Carpi tanti numeri dice, gli isekai sono completamente da buttare o c'è qualcosa che si salva secondo voi? Ma io sinceramente, per quanto non è che sia il mio genere preferito, eccetera, eccetera, ma perché completamente da buttare? Se c'è qualcuno che li apprezza, eccetera, io sono abbastanza calmo sotto questi punti di vista. Io non insulterei mai un anime perché è un isekai o perché è un harem o un reverse o un BL. Per me, io non direi mai che sono completamente da buttare. Poi c'è chi ama Re Zero, ad esempio, e a me non piace particolarmente. C'è chi ama Sword Art Online e a me non piace ancora meno di particolarmente. Ma se qualcuno li ama e c'ha il poster in cameretta di Kirito e Asuna, ma buon per loro. Per me, io non direi che siano da buttare. Poi, comunque, è un qualcosa in più che non toglie niente al resto, per cui se ci sono, come dici tu. Vita da Slime adesso è anche una serie carina da vedere, è caruccia. Poi ripeto, Log Horizon, che tornerà con la terza stagione a gennaio dopo diversi anni e diversi problemi. Cioè, la prima stagione di Log Horizon era davvero bella, tanta roba, e io la consiglio a chi si vuole un attimo ricredere sull'isekai. La seconda stagione magari non è stata degna, però adesso rivedremo la terza. Kirio, tuo pensiero? Non mi piacciono gli isekai, decisamente. Finora non ho mai letto un isekai che mi potesse interessare, che mi prendesse. Ero curioso di leggere quello. Cosa è successo? È esploso qualcosa? Il gatto. È esploso il gatto. Ero curioso di leggere quello su City Hunter, non mi ricordo come si chiamava, uscito per Planet. Cosa stai facendo con quel gatto? un altro gatto. Sì, comunque no, quello. Ero curioso di leggere quello su City Hunter, che non mi ricordo come si chiama in questo momento, che era uscito per Planet tempo fa, quello della tipa innamorata di Rio. No, ho capito quello che vuoi dire. Sì. Però quelli che ho letto non mi sono piaciuti per ora. Stesso parere, nel senso che non è
il mio genere, diciamo, non è cucito sui miei gusti, però... sono buoni da vedere. Allora, sono anime, per esempio, perché più di leggere, perché soldi magari non li spendo, però sono anime leggeri da vedere, eccetera, eccetera, che io essenzialmente vedo, però... Poi, sì, cioè, dipende... Sono gusti. Ai gusti ma non, sì, non io si comanda. Non li crocifiggerei, non, assolutamente no. Sailor Tenshi penso che lei neanche sia molto... Sì, no, genere. Allora, passiamo quindi alla prossima. Ecco, Alex Gambanera, che ha fatto questa domanda spendendo i punti che ha avuto con Anime Click. Domanda da 1 milione di euro, quando finirà Detective Conan? Perché non saranno morti tutti. Che spesi bene questi punti. Eh? Finché vive Aoyama. È un portasfiga clamoroso, Conan. Non lo so. Cioè, potremmo essere anche soltanto a metà. Insomma, è una di quelle opere che ormai anche i giapponesi, un po' tipo Tex, sono quelle opere che accompagnano generazioni e generazioni di lettori. E comunque resta godibile, perché comunque è un'opera che resta godibile, perché comunque, in fin dei conti, è episodica, perché è vero, c'è una trama orizzontale, ma lunga 100 volumi, che si muove lentamente. Per cui, come diceva anche Rossella, finché Aoyama avrà voglia, anche perché sa benissimo che al di fuori di quello, cioè lui è Detective Conan. Ma sì, se... Guarda, possiamo andare oltre, perché non credo che possano esserci risposte diverse. E Mask 13 dice: visto che si parla di finali, se non è stata fatta, il miglior finale o il preferito? Io ce l'ho. Dillo. Allora, come ho detto prima, non sono quasi mai soddisfatta dei finali, ma un finale che mi è piaciuto tantissimo, a parte il finale di Mason in Koku, che mi sta venendo in mente adesso, il finale della prima serie, ovviamente, di Cardcaptor Sakura, che secondo me, poi conoscendo anche le Clamp, è proprio il finale perfetto per quella storia, proprio... È già tanto che fa un finale. È finito, possiamo dire, senza morti eccellenti, senza carneficine, è finito in maniera proprio in linea con quello che era il manga, quindi dolce, coccoloso, carino, veramente un finale perfetto. Però sì, ripeto, Mason in Koku anche a quel tipo di finale che per me è veramente il modo migliore di chiudere quel tipo di storia. Io dico, Mason in Koku mi ha rubato le parole di bocca, più che altro perché è proprio finale che chiude a 360 gradi tutte le porte. Dico, anche se drammatico, Rocky Joe, che a me è un finale che è piaciuto tantissimo. E ne avevo in mente un altro prima, ma non mi viene in mente adesso. Ne avevo tre, due li ho detti, non mi ricordo il terzo. Se ne viene un altro, che sarà quello. Te lo dico dopo. Elisa? Sto anche cercando di pensare a cosa. Sicuramente così mi ricordo che mi è piaciuto... Ok, non stiamo così troppo monotematici. No, mi era piaciuto molto il finale di Assassination Classroom. Ah sì, quello è davvero mi ricordo bello. Mi è piaciuto un sacco. È davvero bello. Quindi... Gigio, dai. Il finale di Touch. Allora, a me è piaciuto, però l'ho trovato anche un pochino anticlimatico, che ti presentano tutti gli avversari del torneo nazionale. E poi, cioè, non posso dire ad alta voce. L'hai praticamente detto. Ma no, ho detto ti presentano gli avversari e poi... Lo so, però alla fine quello che doveva raccontare lo ha raccontato. No, non dico che sia brutto, non dico che sia brutto, però non è... quello che io penso come finale per diciamo che quando tu hai in mano un'opera che conta X volumi, 20 volumi, al 18° volume, soprattutto nello sport, capisci fin quanto racconterà, cioè se concluderà un campionato, se si concluderà a metà, eccetera, eccetera. Ma non dico che è brutto, assolutamente. Non voglio spoilerare con altri manga sportivi di cui abbiamo parlato prima. Per cui in Touch tu ti aspettavi quello, cioè ti aspettavi che... Vabbè, ma quello... qualcosina in più l'avrei apprezzata vederlo obiettivamente. Roxy, perdonami, hai risposto tu già?
A me, senti, parlando proprio di un autore di cui molti si lamentano dei finali, che è Naoki Urasawa, direi che il finale di Billibat mi è piaciuto molto, cioè ha un bel messaggio secondo me, è una bella metafora il finale di Billibat, che non sto a dire chiaramente. Certo, certo, certo. Miglior finale di Urasawa. Credo di sì, sì. Io voglio citare qualcosa che non citerebbe nessuno e voglio dire che il finale di A Place Further Than the Universe tra Yorimoto Ibasho, ah, io l'ho amato da morire come tutta l'anime e quindi penso quello sotto tanti 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 punti di vista. Ah, un altro bel finale che mi è venuto in mente è quello di Pip Hall, molto molto bellino. Di? Pip Hall. Grazie Shoji per aver donato un euro, grazie mille di cuore. Pip Hall, Gito, Pep Hole. No, sto dicendo che ha donato un euro. Shoji, grazie grande, mille. Grandissimo. Cuore. Ahimè non siamo troppo attrezzati per farlo vedere al meglio. Quindi, prossima domanda. Yes. Vediamo. Qua parlano quindi, parlano un pochino dei finali, dicono quando si parla del finale di Gantz l'ho visto sempre malissimo, dice Lismi. C'è chi dice, perché allora è il finale di Berserk o di Nana, bello il finale di Berserk, sì. Ok, Sapoken chiede, cosa ne pensate del manga di World Trigger? Io obiettivamente non lo leggo, anche perché sono dei problemi alla mangaka che è completamente in pausa e quindi non mi fa che spesso in pausa non completamente sia poi ripreso però boh, io ho visto l'anime, vedrò l'anime quando tornerà, però non mi voglio affezionare troppo, non so se io non l'ho letto. No, neanche io non l'ho letto nemmeno io. Quindi non mi piace. Se vuoi ti posso dire che l'anime è carino, se vuoi non il manga, ahimè non lo leggo. Frankie San, qual è un manga di cui non avevate grandi aspettative che vi ha sorpreso in positivo e viceversa? Io subito mi è venuto in mente il Tempista della Quattro Occhi, del quale io non avevo grandi aspettative, ma è un manga davvero tanto tanto carino, che davvero porto nel cuore con grande affetto, dando penso all'altro titolo Sailor Tenshi. Ma allora, io uno che ho iniziato solo per le copertine che mi piacevano, quindi le aspettative erano, prendo una cosa carina, e Happiness di Oshimi, che in realtà mi è piaciuto un sacco. Quindi, e poi ho avuto il piacere di continuare nell'avventura con Oshimi in generale. Però sì. È vero, vero, assolutamente. Rox? Non avendo qui la mia libreria a portata di mano, non mi viene in mente niente di qualcosa da cui non mi aspettavo e che mi ha sorpreso, non lo so, non mi viene in mente nulla, non lo so. E invece al contrario, il viceversa, quindi che mi aspettavo e mi ha deluso, me l'ha fatto venire in mente Lismi perché l'ha nominato in chat, Vampire Knight, perché l'ho iniziato, l'ho recuperato dopo un po' che era uscito perché tutti ne parlavano così bene, cioè sembrava lo shoujo del secolo, bello bello, e all'inizio mi piaceva anche, poi è stata una lenta discesa negli inferi, quindi la delusione totale, assolutamente sì, se devo pensare a una delusione che era partita bene, non per Night, al contrario, ecco. Non mi viene in mente. Delusione a me invece viene in mente Tokyo Ghoul a questo punto, che era partito così, così bene per me i primi 8 volumi, considerando anche la seconda serie, i primi 8 volumi mi erano davvero piaciuti e poi da lì no, decisamente no, mi ha piaciuto abbastanza. Arashi, ti ringrazia Shoji che dice, io volevo... Lo volevo comprare anche io. Aia, la vedo male allora. No, lascia stare, non farti del male. Poi hai speso un euro per noi, non spenderli per Vampire. No, scherzo. Abbonati. Gigio, dica. Tokyo Ghoul orrendo, soldi sprecati. E io sono d'accordo.
No, secondo me quello che mi ha sorpreso di più ultimamente, parlo di manga in corso, lo dicevo prima, la Regina d'Egitto, che io credevo fosse un manga di un certo tipo, in realtà è un manga molto più maturo di quello che mi aspettavo. Invece la delusione è stata proprio anche per me Tokyo Ghoul. È un manga che già all'epoca non volevo comprare, perché dicevo, non ti piace, non ti piace, non ti piace. È inutile, e tutti che parlavano di Tokyo Ghoul, bello, bello, e tutti, non ti piace, lascia stare. Alla fine ho la genialità di comprarlo, tra l'altro, in blocco, e arrivare tipo al volume 5 e dire, te l'avevo detto che non ti piaceva. Gigio, quanto l'hai venduto su Amazon? No, su eBay a quanto l'hai venduto? No, l'ho venduto tramite un canale Telegram, non posso fare, non so se si può fare pubblicità, però ecco, l'ho venduto tramite quello. Io sicuramente non davo una lira a Golden Kamuy, che è diventato per me il miglior manga del decennio, e non gli davo una lira dalle copertine, così non, cioè, mi sembrava quasi un manga normale di combattimento, tranquillo, ma in realtà per ora è un capolavoro, poi bisogna vedere ovviamente verso il finale. Di quelli usciti un po' prima direi anche L'attacco dei giganti, sicuramente non gli avrei dato così tanto credito. Ma all'inizio, ma cioè, prima era di molto promosso, era proprio grande. Sì, esatto, quindi non pensavo che avrebbe comunque rispettato queste altissime aspettative, mentre in realtà anche quello è diventato tra i miei manga preferiti di sempre. E ti sta piacendo anche adesso? Domanda off topic. Dato sono che in pari sono in pari con l'edizione italiana, quindi per ora con sì, tantissimo. Anzi, mi sta piacendo sempre di più in realtà. Mi fa piacere. Volume. Sì. Io sono triste. Siccome più o meno abbiamo gli stessi gusti, chi io ho appena messo in casella il numero uno di Golden Kamuy, almeno. No, è tanta roba. Poi mi dirai. Poi mi dirai. Entro una delusione, è sempre un altro manga di Obata. No, quello non mi ricordo il titolo, ma è quello insomma che è tratto dal film di Edge of Tomorrow. Com'era? Ah, ho capito. Oh, sì, ho capito quello che vuoi dire. All I Need Is Skill. Bravo. Che una cosa è rento oscena, secondo me. Altro che Bakuman. Death Note, però te l'ha piaciuto, mi hai detto più o meno. Death Note fino alla metà. Non diciamo fino a che evento, comunque. Sì, vabbè, però abbiamo capito. Fino alla metà sì, è un bel manga. Poi dopo cala parecchio. Ma penso che un po' in molte abbiamo questo pensiero. Prossima domanda, White Dahlia 01. Secondo voi Video Girl Eye è da recuperare? Sì. Direi di sì, no? Sì, assolutamente sì. È terribile, quindi è la miglior opera di Masakatsu Katsura, secondo me alla pari di Is. Non è invecchiato benissimo, secondo me, nel senso, io ci ho pianto quando ero piccolo per Video Game. È un manga anni 90, è molto legato alla sua epoca, cioè rileggendo l'ora è un po' come Orange Road anche. Bravo, quell'effetto lì. Forse ero talmente legato da piccolo che rileggendolo ora non mi ha dato le stesse sensazioni, però bel manga, ci mancherebbe. Poi da quando cominci a parlare di videocassetta nel videoregistratore, insomma, sono quelle cose che certo molto molto strane leggerle oggi. Sì però diciamo che siamo d'accordo su questo, no? Assolutamente da leggere, sì, certo. Ok, vediamo. Domanda numero 40, vai. Ci sta un po' truccando. Poi vediamo la prossima domanda. Un secondo. Non lo so, soltanto questo. Evangelion. Sì. Domanda. Evangelion. Ma pure con l'emote che soffre. Perciò, forse quando parlavamo dei finali lo so, ragazzi, sinceramente a me è piaciuto il finale di Evangelion anime, parlo. Allora, che ne pensate dei manga tratti dai film di Shinkai? Se sono come i film,
Ok, niente, abbiamo capito. io non sono questo grandissimo amante di Shinkai, perciò, beh, buoni per chi ama le sue opere, essenzialmente. Annalisa, però scusami, sono buoni per una cosa. Come screensaver non sono male, se uno li vuole mettere lì sullo sfondo. Devo dire che quelli sono gli anime che sono buoni come screensaver. Il manga, di Shinkai perde quello che è il buono quello che è sicuramente che unisce tutti degli anime di Shinkai, lo perdono il manga. Quindi. Ma il 94 dice, sono peggio. Ma io ho provato anche adesso Weathering With You. No, il manga zero. L'anime almeno. Slanzer dice, il manga della voce delle stelle è molto meglio del film di Shinkai. E io mi fido di Slanzipon. Vado in fiducia anch'io. Anch'io. Anche Lismi dice, a me non è dispiaciuto la voce delle stelle. Quindi ragazzi, dimenticate di comprare la voce delle stelle. Pensate soltanto alla voce delle stelle. Cosa ne dite? Mi fido. Allora. Ma io ora dalla fine ho comprato soltanto quello di Your Name, che anche quello non mi ha entusiasmato più di tanto. Vabbè, l'hai comprato per rivenderlo dopo. No. Mi fai troppo a rivista, Zero, in realtà non sono così. Perché? A lui vende quando c'è da fare la variant. La vuoi la variant di Chainsaw Man? Devi aspettare, Giacomo, non la facciamo svalutare, no, devi aspettare un po' di tempo. Me. Lui è venuto oggi in chat redazionale dicendo ragazzi la vendo. No, non lo dire! Diciamola. Un bidone. Non ci far rubare l'idea. Ho un bidone al posto del cuore, Gigio. Allora, prossima domanda, fatemela recuperare perché andando su non ho problemi. Ok, Soji chiedeva cosa ne pensate di Great Pretender. Io lo devo iniziare a vedere. Io lo devo iniziare a breve, mi dispiace. Sì. Quando lo inizio, se mi dici il tuo nickname su Anime Click, ti dico il mio pensiero. Io lo devo iniziare a breve. Se qualcuno in chat vuole dire, taggate la povera Shoji. Ok, non mancano tante domande, non mancano tante. No, siamo 43, ne hai fatte 42, Hai... Non sto. Cosa ne pensate di A Silent Voice? Forse ho saltato delle domande, poi le recupero. Cosa ne pensate di A Silent Voice? Bello. Bello. Il manga mi piace tanto. Io sono uno dei pochi che critica l'anime, probabilmente. Ma a me il film, ovviamente. A me il manga piace davvero, davvero tanto. Davvero poco da dire. Forse anche qui, una di quelle opere dove il finale non è il massimo. Una di quelle opere dove il finale non è il massimo, però, come dicevo per Tazzo, non è che un finale è brutto, la storia ti raccontava altro, ti voleva trasportare su altri fatti. Io magari di mio mi piace avere un determinato senso di closure, un po' diverso magari da quello che erano i giapponesi, ma già lo so. Io sicuramente lo consiglierei sempre, Silent Voice. Sì, anche secondo me. È un'opera che qualità-prezzo è assolutamente da leggere, anche secondo me. Hai già detto praticamente tutto tu. Sono bravo. Ma sta passando un aereo da qualche parte, c'è un aereo da qualche parte che sta passando. Ma sono tutte cose di Rox, secondo me lo so io. No, giuro, stavolta non era qua. O è il gatto alieno di Annalisa? No, sta facendo le fusa, quindi non è un aereo. Ora non avete idea di come sia il solare, per favore facciamo una live stando parlando di Till, il gatto di Annalisa. Potremmo fare una live solo con i gatti, potremmo mettere solo i gatti di loro. Io voglio i gatti di Junji Ito in questa live. Sì. Ma i conigli non posso nominare i gatti, ok. Ormai Gigio l'abbiamo totalmente. Fate un'altra domanda a tema furry per Gigio, grazie. Gigio, niente, abbiamo capito, raga. Ok, Jackie Blackie chiede: quali sono i manga che vi hanno sorpreso positivamente? L'abbiamo detti prima, più o meno. Siamo, e quindi io ripeto: ho detto il teppista della quattro occhi. Mi fu per me una bella sorpresa, una bella slice of life che mi è piaciuto tanto.
proprio perché non mi aspettavo sinceramente nulla, invece mi ha divertito tanto, una bella storia, bei protagonisti. Io dico anche Yotsuba, visto che non l'ho nominato prima. Visto che continuo... a C94 sarà sentendo quella velocità. Dico anche quello perché sono sostanzialmente stato obbligato a comprarlo, perché altrimenti mi maciullava in redazione. Eccola lì, tac. E devo dire che mi ha veramente piacevolmente sorpreso. Non pensavo fosse così, proprio così caruccio, così veramente amorevole quasi. E un manga che consiglio, anche questo, recuperabilissimo. Per intanto pochi volumi. Fortuna con le cose Star Comics. Per intanto sì, anche se da quanto ho capito cominciano un po' a mancare anche quelle. Mi dispiace. Lord Tenchi, la tua sorpresa? Ma allora, la sorpresa per cambiare da prima. Avevo letto, dopo aver letto Our Ride di Yosaki Saka, avevo letto Straw Badge e mi è piaciuto molto di più rispetto a Our Ride. Quindi per me è stata una grande sorpresa, per dire uno shoujo. Arashi? Boh, come prima, non so. Ripeti, che c'è? No, perché prima non l'avevo detto quello che mi aveva sorpreso. Però ecco, mi è venuto in mente una cosa che sembra assurda, ma io quando venne pubblicizzato la prima volta della sua prima pubblicazione avevo snobbato totalmente Fruit Basket. Perché dalla trama ho detto no, ma che è sta roba, questi che si trasformano e bla bla bla, e poi insomma sappiamo invece come è andata a finire quando l'ho recuperato. Però veramente non l'ho comprato perché usciva insieme alle situazioni di lui e lei, quello l'ho comprato immediatamente, convintissima, mentre Fruit Basket snobbato totalmente. Poi quando l'ho provato è praticamente il mio shoujo preferito. Kirio, troverai un modo per insultare Bakuman anche con questa domanda? No, non credo, no, più o meno sono quelli che ho detto prima, non saprei un altro che mi ha stupito positivamente. Ah, La Taverna di Mezzanotte, ad esempio, mi ha stupito molto positivamente, non mi aspettavo, pensavo che mi piacesse perché l'avevo già visto comunque in francese, una mezza cosa, però non pensavo che mi potesse piacere così tanto, invece molto molto piacevole. Poi Yotsuba, anche come ha detto Giacomo, sto adorando anche io, alla follia. No, ma C94 di nuovo. quindi, questa era la domanda... Allora, la prossima domanda 43, Gigio? 45. Boh, vabbè, mi sa che la prossima sarà la 52, allora. Alessandro DL chiede Golden Kamuy o Golden Point? Quindi, cosa rispondi? Sempre Golden Point. Anche se secondo me le vetrine di Tezenis Io ragazzi, diciamo, le vetrine di OBS hanno i manichini con le ragazze con i capelli meravigliosi. Io davvero ho le foto nel cellulare dei manichini di... è donata ad Anime Click per pagarmi le cure mediche, ragazzi. Io dico, i soldi vanno tutti lì in realtà. In realtà andranno in un manichino di OBS. Cosa? Che in realtà andranno in un manichino di OBS. Che poi la parrucca basterebbe forse. Donate, abbonatevi che andiamo a comprare i completini per le nostre conigliette, dai. White Italia 01. Allora, White Italia, tu hai fatto una domanda sugli anime, questo sarebbe sui manga. Quindi lasciatela in serbo per la prossima, dai, non vorrei essere... C'è una domanda su Gigio che praticamente finalmente sull'argomento che più ami, Gigio. Ok. Orecchie da gatto da coniglio, Gigio. Ok, io prima quello ho detto per i manga non va bene, poi ti faccio questa domanda. nei manga preferisci? Nei manga, e allora nei manga non lo so, pensavo che parlavi della vita di tutti i giorni. No, vero, orecchie da gatto, dai, osti. Orecchie da gatto tutta la vita. Ok, va benissimo. Questa era la 5. È vero che chi sta a me, ma anche Kirio può rispondere a questa domanda, se vuole. Kirio, dici la tua. Sì, beh, ci sono le code che hanno delle modalità di inserimento particolari. E la prossima domanda?
Ok. Oltre. Press. Ragazzi, scusami, non so come si dice il nome. Cosa ne pensate di Kiko? Bella domanda. È un manga strepitoso. A me piace un sacco. Purtroppo sono fermo. Sono indietrissimo, però sono contento anche che J-Pop abbia fatto, abbia recuperato insomma i primi 12 numeri che erano esauriti, irreperibili, eccetera. Purtroppo ha la pecca di essere un manga estremamente lungo e anche abbastanza costoso per la lunghezza, però secondo me è tra le migliori, è tra i migliori manga editi da J-Pop in assoluto. Per cui se avete modo di recuperarlo magari pian pianino, se non l'avete mai letto, fatelo, perché insomma, già il primo numero fa capire proprio la portata del tipo di manga e di quello che racconterà. Dopo ecco, non posso dirvi oltre il 25-30 perché sono fermo lì, però... È un capolavoro, si capisce già da prima, insomma, già dalla prima decina di numeri si capisce che è un capolavoro, secondo me, assolutamente. E non è per niente noioso, nonostante parli di guerra, di strategie, di tattiche militari, non è per niente noioso, assolutamente. Però dicono, magari arriverà a 100 volumi, questo è un problema. Meglio 100 volumi di Kingdom che 18 volumi di Bakuman, per dire. No, ma era per fare un esempio, era per il primo manga brutto che mi è venuto in mente. Ci faremo la maglietta, penso. Però la guerra dei 500... Ma sembra che la guerra dei 500 anni sia tra chi preferiva Bakuman e chi... Ragazzi, ho tutte le domande, quindi da ora in poi qualsiasi domanda farete sarà mandata soltanto a Gigio. Adesso il tema furri. Abbiamo quindi tre domande. No, già le ho già, ci sono in chat. Adesso ci sono in chat. Leggicile. No, prima, non ti preoccupare, allora. Non ti preoccupare perché sono quattro, questo voglio dire. Tu stai in poco. E va bene, tre o quattro, ok. Il vostro titolo Guilty Pleasure. Rox. Guilty Pleasure mi fa venire in mente te, quindi rispondi tu. Allora, io ho un'autrice che è il mio Guilty Pleasure, che è un'autrice che fa yaoi, ma fa yaoi proprio così beceri e così pessimi, che è veramente il Guilty Pleasure. Non posso dire cosa fanno i suoi manga, perché sennò ci chiudono il canale, però vi consiglio, proprio per curiosità e per conoscenza, di cercare o su Anime Click o... che so, su Baka, perché ci sono più opere, Haruka Minami. Giusto? Dalle copertine voi già potete farvi un'idea del mio guilty pleasure. Andate su Anime Click e vedete le copertine. Annalisa? Allora, come guilty pleasure reale, Kakegurui. Kakegurui, che unironically mi piace, però sì, me ne vergogno, fra virgolette. Possibile. Che te ne vergogni? Non lo so, è un guilty pleasure mio. Ma vabbè. No. Io? Ah, è Gigio? Gigio uguali, ragazzi, dovete rispondere. Ah, io non mi vergogno di nulla, non so. Non ho un guilty pleasure. Non è... Gigio? Passo. Anche io non mi viene pleasure, non mi viene, ma vabbè, voi lo sapete, però non mi viene in mente un guilty pleasure a me. Ma io neanche mi vergogno di leggere la Minami, anzi, cioè, la posso anche consigliare. È una categoria guilty pleasure. Però sì, insomma, è guilty che ti piaccia una cosa del genere. È anche un po' shame, insomma. Ok, tra poco dirai lo vendo perché me ne imbarazzo troppo. No, purtroppo è inedito in Italia, tranne che per un volume che custodisco con grande amore. Ok. Vai, prossima, 49. Una domanda facilissima, migliori 5. Ma cosa 49 di gioco? Come li conti? Troppo difficile. Questa è la 49esima, Vale, l'ho scritto tutto. Ma non è per niente vero, ma come li conti? Non è per nulla vero. allora si capisce. Ormai io le ho tutte le domande. Finché io parlo, quelle domande si fanno. Migliori 5 seinen. Ditene uno soltanto. Allora dico, l'abbiamo detto prima, dico Al tempo di papà. Akira. Non lo
lo so. Vai Kirio, aiutami. È troppo difficile, ma l'immortale, Real, Akira anche per me, assolutamente. Ok, dai, Annalisa, un nome, un titolo tu? Ma sì, dai. No, così non mi viene, così a freddo. Rashi? Vabbè, non fatemi del male, ma boh, Berserk. Anche One Punch Man, dai. Proprio no. Va bene. Io dico anche Uchiu Dai, butto nella mischia. Bello. Butto nella mischia anche quello. Penultima domanda. Che era, sarebbe la 50. Ma quando mai, Ciccio? Cosa ne pensate del successo di Demon Slayer? Dopo te le mando. Cosa ne pensate del successo di Demon Slayer? Io non sono personalmente un grande amante di Demon Slayer, lo apprezzo, ma non mi piace particolarmente tanto. Sul sito molti dicono Demon Slayer tra 3 anni non se lo ricorderà più nessuno, tra 10 anni, a parte che ancora ci saranno probabilmente i film tra 10 anni di Demon Slayer a finire. Io non sono d'accordo con questo claim che riceve Demon Slayer, per quanto io non sia per nulla un suo fan. E io penso che apparentemente è meritato, cioè c'è poco da fare. Questo grande successo, ragazzi, vince, chi guadagna vince. Non credo che ci siano teorie filosofiche da buttare lì. Se guadagna così tanto, che poi non è che stiamo a parlare che ti fa... che ha battuto One Piece di 2 euro, sta facendo delle cifre pazzesche, sia il film che il manga. E vuol dire che è meritato. Per me vuol dire solo che è meritato a questo punto, perché parliamo davvero di cifre pazzesche. Sì, io la credo più o meno come te, nel senso che quando un manga arriva a così tante persone, dei meriti li ha. È un po' lo stesso dissing che c'era 10 anni fa tra One Piece e Naruto, eccetera, eccetera. Cioè, ok, uno magari... Può non piacere un titolo, per esempio anche a me Demon Slayer sta un po' di già visto dappertutto, diciamo che è un po' un insieme di manga che mi sembra di aver già letto, però è una lettura molto, molto godibile, mi piace, lo scrivo con attenzione, non è secondo me un capolavoro, ecco, non è uno di quei manga che dico è un capolavoro, però siamo comunque al numero 10 su 23 che dovrebbero uscire, per cui ha ancora tanto da raccontare. Se riuscirà a mantenere alto questo livello, io dopo non leggo le scan, quindi non so se poi più là succederà qualcosa che mi farà ricredere, però secondo me, ripeto, se arriva a così tante persone vuol dire che è un successo, non c'è bisogno di dire cosa ne pensiamo noi. Si sa già cosa ne pensa il pubblico, se no lo comprerebbero. Kirio? E la penso come Gigio più o meno. A me sta piacendo anche il manga, sinceramente. Anzi, dell'anime ho visto qualche episodio giusto per vedere questo capolavoro che tutti dicevano, ovviamente. Però sono assolutamente contrario all'idea che un manga possa essere trainato solamente dall'anime, come molti dicono. Non ci credo assolutamente. L'anime sicuramente può spingere un manga, nasce per spingere un manga l'anime, quindi è chiaro che lo faccia, però che diventi il manga più venduto della storia grazie all'anime, anche no, vuol dire che qualche qualità ce l'ha. Ma certo. Il manga piace, i personaggi, non c'è niente di così originale, non c'è niente di così particolare, però i personaggi mi piacciono, gli scontri mi piacciono, ci sono state alcune cose che non mi aspettavo, quindi cioè... Per gli shonen è uno dei migliori, secondo me. Arashi? Io la penso, cioè penso tutto quello che avete detto voi. A me piace, sta piacendo veramente tanto, tanto, tanto. Però sì, non è che è un capolavoro, non è che sta portando qualcosa di nuovo. Però a me sta piacendo molto. E come hai detto tu, Alex, alla fine chi vende vince, chi vende ha ragione. E anche come ha detto Kirio, concordo, non può essere tutto solo merito dell'anime. Quindi, cioè non sta a noi, penso, dire se lo merita questo successo, se no, se che ha, ce l'ha, bene. Io sono contenta perché mi piace, quindi sono contenta
che tanta gente lo legga e lo apprezza. Poi, come stavo scritto nei commenti, il mangaka di One Punch Man ha detto che fa bene al mercato, che fa bene a tutti, insomma, avere un successo di questo tipo. Quindi ben venga il suo successo. Ma per esempio White Dahlia dice carino, ma non trovo effettivamente un'opera così eclatante. Ma anche secondo me non è eclatante. Eclatante, non è questione di infamia. Ma discorso è che certe volte, soprattutto negli shonen, dipende anche dal periodo storico in cui escono. Cioè c'è bisogno in questo momento di un'opera da traino, probabilmente serviva in questo momento, un'opera in cui si fiondano, perché probabilmente è un entry level per molti ragazzini che si approcciano con questo ai manga, agli anime in generale. I lettori non viaggiano a generazioni di 25 o 50 anni, viaggiano a generazioni di 4-5 anni, cioè l'età dell'adolescenza è il grosso periodo in cui uno si avvicina ai fumetti. Poi quando uno comincia ad andare alle fine superiori, inizio università, i fumetti si abbandonano a grandi linee, a parte ecco, gli appassionati come noi. Per cui in ogni epoca storica, mini epoca storica, ha il proprio shonen di riferimento, e in questo momento è Demon Slayer. Sì, poi mi trovo di nuovo d'accordo con Sorasifer, perché è vero, deve aver fatto scattare qualcosa nei giappi, visto che veramente lo leggono tutti. E non penso per forza si debba cercare chissà che elemento particolare, nuovo, che ha fatto scattare questa cosa. Cioè, secondo me, paradossalmente, è proprio la sua semplicità che è riuscita ad arrivare a così tanta gente. L'ultima domanda, un secondo che finisco di spammare Kirio in chat. prima di concludere, ricordatevi di seguire anche Kirio. Sì, trovate in chat il canale, eccetera, eccetera, che viene sempre a trovarci, molto gentile. Ti aspettiamo per la prossima live in cui faremo 60 domande di manga. Ah, si va sempre. Sì, noi avanti. Un giorno ci troveremo qui per le 720 domande di manga. Ci sta. Ogni live aumentiamo almeno di 10. Allora l'ultima, ma poi faremo quelle ogni euro, stiamo in live un giorno in più. Sì. Le maratone, ci sta. Quindi, ultima domanda che ha fatto Blue Wairua. Miglior manga che emergente. Bene, non lo sappiamo, finiamo qui nella live. Vabbè, ma emergente del resto cosa vuol dire? Perché se parliamo, allora a questo punto mi viene in mente la My Family, è assolutamente da considerare. Però non è emergente. No, anni. Consideriamo. Non è che ci sono tanti manga che conosciamo. Io ce l'ho uno, forse magari abbastanza emergente. Per me One, per esempio. Che non è tanto non è così emergente. Che ha fatto due manga. Rox mi diceva che dopo 5 volumi, quello di Spy Family non è emergente. No, ma ha fatto altre opere. No, ha fatto altre. Anzi, poi c'è Planet, c'è già le ristampe di quelle. Beh, però è emergente. Vabbè, ristampe perché adesso. Scusa, leggi cosa scrive Angelo in chat. Cosa scrive? Io non sto leggendo niente. È in giro da più di 10 anni, quindi non è emergente. Esatto. Poi se si può considerare emergente, io direi anche Shuzo Oshimi, per esempio. Se si può considerare emergente. È un po' scritto. Io dico Nagabe. Sì, anche io avrei detto Nagabe. Però per me emergente è uno che ancora ha fatto poco, cioè uno che ha ancora meno di questo, uno che non è famoso, per me un emergente. Uno che non conosciamo, quindi uno che è da poco, da un anno. Prendiamo una scheda a caso con anime. Beh, Nagabe, quanto vedo dalle nostre schede, lavora dal 2015, quindi insomma, già è emerso. Vergognatevi, mamma mia, che cringe. Non analizzato niente di manga. Ci vuole un giovinetto, qualcuno proprio al suo primo manga. La disegnatrice di Actage, perché no? La disegnatrice di Actage, perché... Oh, Actage, sì. Ragazzi. Actage. Vabbè, comunque sia, quella lì, assolutamente, che non vediamo l'ora di vedere al più presto. Di rivedere, sì, che possa ripartire. Allora, dai, press FT. Allora, vuole che risponda una sua domanda? Mi scrivi come devo leggere il tuo nickname, per favore, che non ho idea.
Io ti posso dire che Jujutsu Kaisen l'anime lo sto amando tanto, non compro per adesso il manga perché c'è l'anime, però sicuramente lo recupererò. Perciò io tipo Nobara, waifu meravigliosa, se ti è piaciuto Bleach io te lo consiglio, anche se c'è Hank e Sorachifer che ti dice che magari non è troppo d'accordo con questo, però essenzialmente io sono più che positivo. Questa io te la do dal cuore. E l'Aia 95 ormai abbiamo finito, mi dispiace, tenitele per la prossima. Have respect. È tutto perché T è la Z, non potevi scrivere 2 invece di T0, vabbè, te l'avranno già preso. Ok, press F to respect, va bene, grazie. Quindi io Jujutsu Kaisen, io personalmente, se tu ami Battle Shonen, se ti è piaciuto Bleach, se ti piace Nobara, te lo consiglio. Di quel manga da scogliera che dicevamo prima, comunque sono gusti personali. Ma Gigio. Ma Gigio, che pensavi che Nagabe fosse un autore emergente, Gigio. Mamma mia, che imbarazzo. C'è questo Urasawa che sembra promettere bene, del resto Asadora. Questo Tezuka. Elia 95, Alex ti odio. Ma non ci posso fare niente, siamo in live 2 ore e mezza, cosa ne pensi? Beastars, cosa ne pensiamo? Forse lei, forse Elia. Come emergente. Vediamo se è emergente, aspetta. Elia, tu non devi fare punto esclamativo, punto di domanda e domanda, no? Io non le leggo. Tu devi dire Beastars, Paolo Itagaki, così, boom! Sicuro, chiaro. Questo stipendio. Quant'è? Non so se abbiamo tutto in scheda, però vedo che il più vecchio è del 2016, quindi dai. Ci sta, dai, pure perché esiste se la prima per Alex deve essere massimo ottobre 2020. Qual è l'ultimo che ha debuttato su Jump? Non ha fatto una brutta figura come Gigio, però quasi. Dai, 95, sto scherzando per prendere il giro Gigi di andare. Io ho detto Oshimi, insomma è di più Oshimi, eh. Ah vabbè, però un ospite non si può contraddire. Abbiamo finito la domanda, quindi gente, mangaka 96 giro, mangaka abbiamo finito con le domande, quindi. Abbiamo finito, se l'Aia 95 non ne ha una da fare. Allora, visto che vogliamo lasciare andare le persone a casa ad un certo orario, anche se noi siamo già a casa, dobbiamo ricordare che venerdì c'è la live di Anime Click, non so che ora? Le 17? O 18? Le premiazioni di Anime Click. Ci sarà la presentazione degli Anime Click Awards con gli editori, distributori, distribuiremo i nostri premi che abbiamo dato alla redazione di Anime Click e anche l'utenza di Anime Click, quindi dovete esserci assolutamente perché appunto ci saranno delle sorprese, ecco, ci sta lavorando Alessandro con tantissima attenzione, per cui l'invito è di collegarsi appunto venerdì con noi. Dovete seguirci sicuramente su Anime Click, continuate a seguirci, abbonatevi se potete, regalateci un caffè una volta ogni tanto, visto che vi teniamo compagnia, sia qui che sul sito. Ringrazio Kirio, 1984, che sarà presente anche a Manga 60 e Manga 70, vero? Fino a 100 sottoscrivo. Adesso se le nota Gigio sono 30 in realtà, non ti preoccupare. No, ma dopo studieremo di fare una cosa del tipo che cambiamo l'ospite in mezzo, mettiamo le cose lì, prossima live solo con i gatti, dai. No, comunque, grazie a voi e voglio ricordare che se volete seguirmi su YouTube, mercoledì prossimo faccio uscire il mio video collezione. Quindi, se volete passare 2 ore e 29 a seguire la mia collezione, l'hai fatto con No, il mio, sul mio canale. Ah, ok. Vorrei aggiungere un'ultima cosa,
se vi è piaciuta questa interazione con noi ragazzi, noi ogni domenica stiamo pensando di fare queste chat, queste live che sono anche comunque di interazione continua con la chat, dove parliamo, magari facciamo un recap of the week delle cose che sono successe nel mondo manga e anime dell'ultima settimana, e per discutere tutto quello che volete eccetera eccetera, e potete farci le domande ovviamente, però non è non stop, quindi faremo comunque sempre un'oretta, una cosa simile, quelle le lasciamo a quando ci sarà Gigio a contarle una a una. Perciò se volete stiamo pensando di fare questo ogni domenica, poi vi diremo meglio, seguite su Anime Click per sapere meglio l'orario. Esatto, quindi ancora grazie a Kirio, grazie a Rossella, ci sentiamo tra due minuti in chat redazionale. Grazie a Annalisa per aver rotto il ghiaccio così bene. Grazie mille, grazie per averti messa in gioco, e grazie ad Alex per la tua lettura delle domande, per la tua moderazione della serata. Pare che non ho fatto altro, però grazie anche a te. Ciao a tutti. Ciao. Aspettate un attimo per la ending, ragazzi. Facci partire la ending, vai, che balliamo.